Povero gabbiano.
Bestiacci, bentornati, eccoci qua, incredibile, io vestito da papà, lui vestito da figlio, bentornati, è un piacere avervi qua in Grazie. live, si sente, parla? Sono sempre stato un bravo figlio io, No, però non un bravo assolutamente, padre. assolutamente, beh, dalla tenera età, no, c'è stato quel periodo quando avevi dai 12 ai 15 anni che sei stato un bravo papà, però Sì, poi... dopo è successo che si cambia, Poi giustamente tuo figlio arriva 27enne, l'alcol. sì, il tuo figlio 27enne se n'è andato perché non riusciva più a sopportare. Il figlio in questo caso è uscito a prendere le sigarette, non il padre, ha fatto il Esatto, contrario. sì, beh, è così, gli uccelli devono Esatto. lasciare il nido o no, altrimenti vengono Esatto. abbattuti. Bestiacci, è un piacere avervi cava, quello che state vedendo tutto attorno a noi, questa incredibile Bella, bella schifezza. la nuova grafica, hai visto? Sì, Minima, queste mi bande piace. grigie mi fanno cagare, però semplicemente l'ho messa lì perché altrimenti era tutto nero e sembravamo io e te dentro un buco nero, una roba abbastanza angosciante. Allora ho messo un po' di colore, giustamente quale colore può scegliere il mio spettro visivo? Il grigio, il colore dei morti. Sembra un po' una bara, una confezione. Il grigio è un colore veramente elegante. Anche secondo me, i morti sono veramente eleganti. Bestiace, ovviamente è tutto provvisorio, però a breve vedremo. Magari li facciamo rosa queste bande colorate, eh? Che dite? No, Volevo... io le voglio arcobaleno, rainbow. Rainbow. L'arcobaleno, io l'ho sempre detto, Vuol dire pioggia è d'arco, orribile arcobaleno. da vedersi. Cioè, l'arcobaleno in natura è bello, ma il concetto dell'arcobaleno con tutti i colori a fianco è la cosa più Vabbè, angosciante che... lo spettro visivo della Sì, ma rifrazione fa della proprio luce. schifo, cioè è proprio brutto a vedere. A me non mi è mai piaciuto esteticamente parlando, proprio l'unione di tutti quei colori messi uno sotto l'altro. Mi fa proprio cagare, non ho mai capito È proprio perché. un bug della realtà l'arcobaleno. Un glitch. Ah, è vero che adesso c'è questa moda del cazzo che la gente cerca i glitch alla Matrix. Ho Dio, visto un è deficiente, ho visto un deficiente, perché è semplicemente un deficiente, che si domandava per quale motivo la lampadina, il riflesso della sua luce dell'appartamento e il riflesso appunto della lampada del soggiorno era acceso nel riflesso dello specchio, però se tu guardavi poi la lampada era spenta. Cos'è venuto fuori? Che era accesa l'altra lampada che stava riflettendo la lampada dell'altra stanza. Cioè, dei deficienti proprio. vabbè, ma ci Le sta. uniche cose inspiegabili sono quei cazzo di piccioni che si bagano e iniziano a volare così in mezzo nel nulla. Quelli che si fermano e iniziano a fare così. Quella è l'unica spiegazione. Quella ancora io non riesco a capire la scienza perché non lo spiega, perché evidentemente una spiegazione non c'è. Per il resto. Presente anche le barche, tipo le barche che si vedono che stanno volando al largo, anche quello una famosa domanda della Ma scienza. no, quello è un È effetto un dovuto. miraggio, secondo me è un miraggio. Sì, ma è spiegato Sì. scientificamente Ci vuole perché. Andrea dell'89 che spiega queste cose. Ecco, domandatelo a lui che sicuramente sa. Io magari dopo cerco su Wikipedia. Io zio, grazie mille. Oh, lo zio, grazie mille, bestiaccia, gentilissimo. Darth Vader, Asciugamano, il Devil, Pieto, Odd. Poi abbiamo Axel. Questa è Tossessana, Amaro, Jadux, Sonia, Metto da Matteo. polmoni sani. Mick, grazie mille, bestiaccia. Sound, grazie mille, bestiaccia. Poi chi altro? Chi altro? Sara, eccolo lì, Danny, Memento, incredibile. Tia Fonta, Matti Polemica, Ptvram, altri, voglio di più. Abbiamo, non riesco a Covid-19. leggervi, andate veloce, non riesco a leggervi, fermatevi, Dio Bono. Il Bibo, Alizaki, Jess, Bestiaccia, Clarimonge, Garold, Adrieli. Nick Sad Boy, Saus, poi Kiwi, grazie mille, bestiaci. I Kiwi si sono estinti o no? Sono quelli che si sono estinti? I kiwi sono dei frati ciccioni, se li guardi bene, prima di sbucciare. Perché già non sai io. Ma che Questo cazzo stai funziona dicendo? Scusami. così il mio cervello. Guarda, un kiwi è un Ma il frate. frutto o par io parlo dell'animale? Ah, no, tu parli dell'animale, io parlo del frutto. Se dico estinti, ti dico la di cazzo me ne fotte se estingo un frutto che mi fa pure cagare, al quale sono anche Ma allergico. è buonissimo il kiwi, che cazzo Jessicona, sei? cibi. Ragazzi, sono allergico al kiwi e alla banana. Leggi quelle Quindi alle palle e cazzate, al però. cazzo. Ciccio, Davolon, Samuel. Iaco? No, ma non sto scherzando, sono allergico davvero, non è che me lo sto inventando, ragazzi. Ho un'allergia a quei frutti lì, anche alle pesche per un periodo, se non Non è sbaglio. Da, pi da vero. piccolo avevo l'allergia, forse alle pesche. Se le toccavo mi venivano i ponfi in faccia. Presenti i ponfi in faccia, Andrea? Sì, Come te con le mi sono. ciliegie, che se tocchi le ciliegie vengono i ponfi in faccia. No, divento E pelle rossa. i tre graffi del diavolo sulle Sì, no, spalle, arriva adesso capisci. esatto, arriva il diavolo, se mangio le ciglie. Ah, 27, Bachi, Fusillo, Matt, poi... Vanessa, l'ultimo ma non ultimo, ma forse meno importante, attenzione. Ah, te l'hai della casa, l'ho letto io, dai.
Va bene, ok, dai. Ciao, Delilah. Aira, Ciao, grazie Iver. mille, bestiaccia. Signori, Samuel, ragazzuoli, oggi si ritorna a giocare al gioco che ha spezzato gli equilibri in Ucraina. We were Posto here gli equilibri. together. Sì, è il motivo per cui si sta Ai tempi litigando. Putin giocavano a sto Il gioco motivo per prima cui si di sta venire. litigando è We were here together. Ci sono questi papelitini, queste guerre intestine interne. We were here together, ragazzi, si continua. Io ancora sono talmente traumatizzato che nonostante non mi funzioni la memoria, mi ricordo il numero di quel cazzo di pendolo, 341. 341. Sono dimenticato Fate conto come cazzo, cosa vuol dire tutto ciò? Se io mi ricordo una cosa, vuol dire che è stato veramente un sì, è un trauma. trauma, cioè ce l'hai proprio segnato Esatto, e niente, e quindi insomma, le va così, va bene? Quale onore. Siamo pronti, forse no? Assolutamente la risposta è quella. La risposta è nel nostro cuore. Ma prima volevo ricordarvi che venerdì ci sarà il contest di Elden Ring, bestiacce, quindi utilizzate i punti canale, appunto perché vi regaliamo Elden Ring, un fortunato vincitore di voi. Se lo prenderà in faccia, ve lo regaliamo su Amazon, vi arriva dritto dritto, dritto a casa, nel falò tipo et vige, vi arriva proprio il pollo dentro il camino che brucia vivo, brucia il pollo e rimane il gioco. mi ricordo nel gioco per Play 2 di Harry Potter che c'era il doppio i doppiatori che erano da premio Oscar, che faceva Edwige! Te lo dico, no, E perché così sono si Harry chiama, Potter. come la doveva dire, come la doveva No, no, ma chiamare? erano proprio sbarellati i doppiatori, tipo Ah, Alo Mova. Dio buono. Quindi l'RMOSH è stata inventata lì. Ottimo, Mi è andato dentro la camera dei segreti, no? è uno dei segreti. La cura all'RMOSH è uno dei segreti. Cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più un cazzo. Ah, sì, che ci sarà. Grazie, Emma, Grazie, grazie. Ema. Se la smettete di interrompermi, che ci Grazie, sarà. Anne Lili. C'è il contest, ragazzi. Vi regaliamo Elden Ring. Sapete come funziona? Ne avete la più pallida idea? Grazie Anthrax, grazie Ema, grazie MMD, grazie Chris. Gentilissimi, gentilissimi. Lo sapete? Grazie Maso Staff. Come no? Vabbè, ve lo rispiego, tanto c'ho voglia. Allora, in sostanza, in so eh? Scritto su Discord da mesi, Ma però vabbè. che non, Discord non lo caga nessuno, ancora non l'hai capito. Sono 2 anni che la gente non va su Discord, se ne sbatte il cazzo di. Non so perché, Discord non piace, non piace. Preferiscono Telegram, la piattaforma dei pedofili. Allora, ragazzi, allora, continuo a ripetere. Per partecipare al contest basta guardare le live, pigli i punti canale. Appena arrivi a 40.000 punti canale, puoi riscattare la moneta. Sotto in basso a destra è scritto punti canale La nella live. criptovaluta, i punti canale. Esatto, è una criptovaluta effettiva. Beh, è vero. Ci clicchi sopra. Ci clicchi sopra e fai riscatta 40.000 bla 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 Elden Ring e poi partecipare al contest. Il tuo cappero di nome finisce in una lista presente su Discord, quindi iscrivetevi a Discord. A quel punto che siete finiti su Discord, Malato, impazzito, grazie. facciamo la bella rotella dell'estrazione, il 18, e uno di voi se lo porta a casa. I sub invece, chi è sub, chi è sabato, partecipa in automatico al contest. Appunto perché, Perché giustamente. sono sub, Perché sono cioè, sub, non è che è vero, non c'è molto da spiegare, non perché c'è da sono sub, spiegare. fine. Quando vi ferma la polizia, che vi si avvicina al finestra, vi dite perché sono sub, vi lasciano andare. Sono sub a Grazie, Ema. coppia, Grazie, se ne Ema. vanno. Ok, iniziamo a giocare, direi, partiamo col delirio. Ultima cosa, mi turbano tantissimo le immagini dei caricamenti di GTA, mi hanno sempre turbato, soprattutto l'anatomia di quello lì che ti guarda così, non so se ve lo ricordo. Che GTA era, Andrea? Guarda un attimo il monitor, qual è quello che in GTA che ti No, guarda non così? capisco, L'ho devo dire il telefono, poi fallo. fatto. Che GTA era? Ti ricordi il caricamento che c'era? Ti Ah, assomiglia anche un porce. era tutto, con il fatto lippi, il fattone, Era San così. Andreas? Andreas. Madonna, che faccia da galera. Beh, giustamente. No, no, per carità, però. Quei tatuaggi in faccia. Incredibile, sta cosa dei tatuaggi. Non mi prendono al lavoro all'asilo. Ho soltanto una sciabola tatuata qua che arriva fino al collo. Non La capisco. K47 sul Una collo. K47, scritto taglia qua sotto. Non capisco. Ma vedi tu. Stai impallando tutto. Oh, no, ti devo mutare, che due coglioni, che gioco del cazzo! Dopo che poi ci sono problemi. Quando ci sentiamo dopo ci mutiamo. Allora, partita privata, italiano. Lo stallone italiano. Francais? No, facciamo italiano, dai. Un fuoco.
Invito il giocatore, jugador in spagnolo. No, porca puttana. In francese. Entra? Sei entrato. Allora adesso ti muto. Va bene? Vai. Aspetta. T'ho mutato? Mi senti? Mi percepisci? Sì. Allora era risposte celeste, che celate, che io non mi ricordo più qual era, sì. Ah sì, ok, era questo qua. Mio Dio, non ce la faccio, ragazzi, la sola idea di non va pronto, non va come pronto. Come no, non iniziamo. Schiaccia il tasto pronto, per favore. Ma io mi devo proprio incazzare questo gioco. Mi devo proprio incazzare. Fabio, grazie mille per i tre. Un bel respiro e conta fino a 10. Il mappamondo. Attenzione, Dino 341, grazie mille. Sembra una gang, però sì, in realtà è il codice che ci servirà e ci salverà tutti. Perché non va? Ah, sta caricando checkpoint. Dobbiamo stare molto calmi, ragazzi. Io ormai sono abituato ai tempi di caricamento flash della PlayStation 5. Eccoci qua. Ho gli incubi. Già mi iniziano a tremare le mani. Perché non posso parlarvi delle mie altre estremità, perché sono un signore. Ci sono. Batti un colpo se sei lì. Guarda, mi lancio da soppalco di testa sullo spigolo del tavolo. Va bene come colpo? Proprio. Allora, 3-4-1 era il codice. Leviamoci dai coglioni sta minchiata. Allora, aspetta un attimo che faccio 3-4-1. Ma non è che cambia? Sì, mica sei randomico. Ti tiro ceffoni random proprio, con lo spirito del gioco. No, ha funzionato. Ho il libro A. E fin qua, ragazzi, ci vedo siamo. Se posso prendere... c'è tipo il mio che è dentro il pendolo, però ancora... Ah no, si è aperto anche il mio. Ok, allora, un libro ce l'abbiamo, e quindi... Come si è aperto anche il tuo? Ce li hai anche tu i libri? Eh certo. Riformulo la domanda, perché effettivamente sembrava una domanda del cazzo. Anche tu hai libri sui miei stessi enigmi? Cioè, sotto il pendolo c'era un libro da prendere? Yes, ovviamente negli enigmi diversi tu c'hai altri libri o ce n'ho altri, però sotto il pendolo sì, ce l'avevamo tutti e due. Ah, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo comporre tutte e due la parola? Una parola, una frase? Penso di sì. Comunque il libro è A, il mio. Tu quale libro hai? A. Double A. Allora, procediamo al prossimo enigma. Direi fare... Facciamo quello delle candele? Va bene? Eh? Mm? Facciamo quello delle candele? Avviciniamocelo. Adesso, mettiti dietro al mobile con le candele, guardando... Il Palantir. Fatto. Vediamo se è buggato. Ora ti dico il numero delle candele accese. Tu dovrai accenderle e spegnerle in base al numero e alle correzioni che io ti do. Sei pronto? Roger. Non c'è trucco, non c'è inganno, signori. Guardate le mani. Attenzione. Ok? La prima e la seconda candela sono accesi. Da sinistra, sì. È da sinistra, dove devo partire? Da destra? Che cazzo sono? Asiatico? Poi la blu, la terza... No, poi la penultima e l'ultima, dall'altra parte. Basta. No, è la penultima. No, non è la penultima. No, ho sbagliato, non è la penultima. È la prima della penultima. Come si dice? La terz'ultima? No, quella prima della penultima, Andrea. Ma cosa ci vuole a schiacciare, da spegnere e accendere delle candele? Che sta facendo? Aspetta che c'è qualche problema. Vabbè, ma c'è sempre qualche problema, ragazzi, ma è possibile? Figa. Mica iniziamo. Io già prevedo 3 ore così. Sto salivando. Ho spento, ma non si apre il cassetto. Allora... te le dico i numeri. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele, giusto? Sì, 3 da un lato, 3 dall'altro e una centrale enorme. Buono, allora te le dico i numeri. Ti dico proprio il numero delle candele, partendo da sinistra 1 fino all'ultima 7 a destra, va bene? Vada. Ok, accendi la 1, la 2, la 5 e la 7.
Ma cosa cazzo ci vuole? Deve girare e schiacciare E! Ma porca troia! Oh! Non mi si spengono le candele, cioè quello è il problema. Ma in che senso non ti si spengono? Cosa vuol dire? Io le candele ce le ho tutte accese. Quando vado a cliccare sulla candela con scritto, che c'è scritto, viene fuori il comando USA, non succede niente. Ah. E devo farlo io? No, io non posso fare niente. Ma come non succede? Sì, ma che due coglioni, va bene. Ragazzi, come mai? Non è che ho bisogno di un attrezzo, tipo qua vicino al camino vedo un soffietto, volevo spegnere il fuoco, però non posso raccoglierlo. In chat dicono di accendere le altre. Cioè io ho acceso queste, tu devi accendere quelle complementari alle mie, capito? Io ce le ho tutte accese, il candelabro in centro alla stanza vicino al palantir, sono tutte accese. Ma le hai accese tutte tu o erano già accese di suo? No, sono accese di default, immagino si... cioè, immagino bisogna spegnerle, però se vado sulla candela incriminata e faccio USA, che compare il comando, il prompt, ma non succede niente. Senti, facciamo una cosa, ce ne sbattiamo il cazzo delle candeline, tanto non è il compleanno di nessuno, e andiamo a fare direttamente i quadri. L'unico vero enigma che quasi comportava la rottura del canale, io ve lo dico perché è colpa di sto cazzo di gioco. E poi le candele le facciamo dopo, ragazzi, senza spoiler, senza segreti, vediamo. Non penso sia un bug, perché due volte lo stesso bug di fila mi sembra un po' strano. Allora, sali sul suo palco, andiamo a fare andiamo a fare casino. Ok, il quadro qui, lo scrigno che l'altra volta era aperto, cioè che abbiamo aperto, è chiuso. Quindi vuol dire che l'altra volta l'abbiamo risolto. Sì, l'altra volta l'abbiamo risolto, però per sicurezza adesso... cerchiamo di stabilire il modo per fare questo enigma, dato che tu devi dire a me le figure che ci sono nel quadro. Il quadro è composto da quattro angoli, ok? Non quattro sezioni, le sezioni sono un'altra cosa. Gli angoli del quadro, sono quattro gli angoli del quadro. Io voglio che mi dici i fiori che ci sono agli angoli del quadro, non agli angoli delle sezioni del quadro, agli angoli del quadro. Uno, due, tre, quattro. Fai in ordine orale. Allora, ho capito, praticamente sono quattro fiori, dovresti ricordartelo, perché è il mitico dente di leone, cioè quello con la foglia verde gigante al centro. Ah, al centro c'è il dente di leone? No, no, la foglia verde è al centro e all'angolo, nei quattro angoli c'è il dente di leone, che è praticamente quel fiore con tutti i petali a filo. No, no, ho capito, adesso lo so che cos'è il dente di leone, grazie. Ma come si fa a non sapere cos'è il dente di leone? Mi avete scritto online. Non capite un... mi dici, quindi devo fare il dente di leone? Dappertutto? Sì, tutti e quattro gli angoli hanno il dente di leone. Ok, ci siamo. Si è aperto qualcosa? No. Bene, quindi come risolviamo? C'è qualcosa che ci sfugge. Adesso che stiamo facendo i seri, non riusciamo a risolverli. L'altra volta a cazzo ne aveva risolti tre. Melinda da Apple, grazie. Questo dimostra tante cose. No, evidentemente... Quindi sei sicuro che mi stai dicendo i fiori corretti? Sì, tu mi hai detto i quattro angoli del quadro. Nei quattro angoli del quadro c'è il dente di leone. O dobbiamo farli tutti per sicurezza. Al centro com'è il fiore? È completo il fiore che c'è al centro del quadro? Sì, è completo. Sembra la testa esplosa di un drago. Ok, ma combaciano le parti, le quattro parti. Non sono sminchiate. Sì, sì, combaciano. Guarda, la chiamerei virginità, questo meraviglioso quadro. Mi ricorda proprio un fiore da cogliere. A mezza altezza invece che fiori hai? A mezza altezza c'ho una fusione di fiori. Ce n'è... Ah beh, effettivamente non combaciano però, perché sono i fiori a mezza altezza non combaciano. No, le spighe di grano e quelli con quattro foglie rosse e tre rosmarino. Anche qui, esatto. E anche qui sono... è la stessa cosa. Invece quelli in basso, quelli praticamente in basso... giù, nella parte giù del quadrato... sotto le spighe di grano, tutte e due, col rosmarino. Sopra invece il ficus, sempre col rosmarino. Come il ficus col rosmarino? Ho iniziato a digrignare i denti la notte, a trasformarli in sabbia, sperando di...
svegliarmi senza denti, come i vecchi, per poter ciucciare meglio gli eventi della vita. E non ho capito un cazzo. No, il quadro è giusto, il quadro è giusto. Il problema sono gli altri quadri sono... Forse bisogna fare... Dobbiamo fare anche gli altri quadri, Andrea? Penso di sì, dobbiamo farli tutti quelli che si muovono appena sono fatti tutti uguali. Immagino che si aprirà quello scrigno lì, perché è l'unica, cioè l'altra... Allora, vai al quadro delle scale, il quadro che amabilmente abbiamo chiamato quadro Covid. Ecco, lo vedo, il coronavirus in centro, che è lui, cioè... Quindi al centro devo fare il coronavirus? Yes, coronavirus con la sua bella corona rossa al centro e le robe verdi, le foglie verdi a punta intorno. All'angolo ci vanno tutti e quattro gli angoli, i fiori da campo. A posto, e questo l'ho fatto. Andiamo a fare quello al piano di sotto. Non posso scivolare sul parquet e farmi male? Dimmi qual è a sto punto il fiore al centro, così siamo tranquilli. Fiore al centro, il fiore al centro è la margherita con rosmarino intorno. La margherita con rosmarino, questo qua sarà... A posto, li abbiamo fatti tutti. Si è aperto qualcosa? Aspetta, all'angolo di questo quadro cos'hai però? Dobbiamo essere sicuri. Tre foglie rosse e due foglie verdi. Sì, è tipo una fica. Esatto, vado a vedere se sapete. Che cazzo di fica, vabbè. Vai a controllare, va. È chiuso, mannaggia la... No, vabbè, mannaggia alla fica. Basta, aspetta, forse per aprire questo scrigno ci vuole l'enigma dei palantiri. Il quadro certo. Perché c'è un quadro bianco qui? Come c'è un quadro bianco? Dov'è c'è il quadro bianco? Praticamente il mio quadro bianco è sopra le scale. Appena sali le scale c'è un quadro. Io ce l'ho bianco, tu non so cos'hai. Sopra le scale, mi hai detto. Scusami, non... Sì, presente che c'è il quadro con i fiori è tipo all'inizio delle scale. Sopra le scale io ho una tela bianca. Ma l'inizio delle scale è qua. Il quadro è là. Cos'è? Vado a vedere. Sopra le scale io non ho alcuna tela bianca. Io ho... come cazzo te lo spiego? Allora, è un animale. Una fusione, una chimera di animali. Un coniglio si è accoppiato con un cigno che però, anziché avere la testa dal lato giusto, ce l'ha sul culo. E ha una zampa sola. La zampa è una zampa di gallina con gli artigli di un'aquila. Fai tu. È un coniglio però, sembra di primo impatto, guardarlo da lontano sembra un canguro, mettiamola così. Sì, me lo ricordo quel quadro, perché è un abominio. Me lo ricordo perché quando ho fatto le clip della live vecchia vedevo dal tuo schermo e si vedeva quel quadro lì. Salta subito all'occhio. Vabbè, sti cazzi. Ok, e quindi devi metterci tu la tela dentro? No, immagino che tu forse puoi spostarle le tele, perché ci sarà un enigma con la tela, sicuro. Perché io c'ho tipo qua inculato nella stanza, c'ho tipo un quadro minuscolo di una specie di papa, di Basileus bizantino. Quindi magari c'entrerà, è un quadro, si vede. Forse vedi se puoi interagirci col quadro. Io col quadro non posso fare niente, francamente. Ma che meraviglia di gioco! Appena scendo dalle scale a sinistra, c'ho tipo un cavalletto. Davanti, quasi davanti al mobile dove c'è il candelabro. Però è un cavalletto senza tela. Io la tela ce l'ho, ho una tela su quel quadro lì. E ho una bestia che ha la faccia di un cammello, una faccia di un leone che sibila con la lingua di un serpente, sta cazzo di coda da cigno, sto cigno è sempre in mezzo alle palle, le gambe che sono stavolta di un canguro, tutte e due. Guarda, io l'unico indizio visivo che ho di quadri è questa specie di papa qua, di... È incredibile. Forse non so se puoi farlo. Puoi magari prendere un quadro simile e metterlo al posto della chimera. Andrea, io non posso muovere i quadri. Quindi devi far tu, mi sa. Io non posso fare niente. Eh sì, devo farlo io perché io sono un posto vuoto. Però il problema è che io non c'ho né tela né niente. Aspetta un attimo. Un'altra cosa che vorrei chiederti, che ho sempre notato dalle clip della live vecchia, è che tu ovviamente c'hai i mappamondi.
tu al piano di sotto e al piano di sopra, vicino alle scrivanie, c'è i mappamondi. Invece è diverso. Allora, io ho due scrivanie, una piano di sopra e una piano di sotto. Tu, anche tu hai una scrivania, giusto? No, anch'io ne ho due, una piano di sopra e una piano di sotto. Di fianco a queste scrivanie dovrebbero esserci dei mappamondi, cioè almeno tu hai i mappamondi. Il libro A, ragazzi, non dice niente, non può essere utilizzato, è semplicemente il libro scritto A, tutto qua. Stavo rispondendo a una domanda in chat, Andrea. Allora, a sto punto, cosa c'è sulla tua scrivania in basso? Mettiamo gli stessi oggetti e vediamo un po'. Allora, la mia scrivania in basso, a parte il fatto che di fianco non c'è il mappamondo, ma c'è un sistema, cioè è un mappamondo, ma quello vecchio, quello piatto, dove si vede il sole piccolo e la luna piccolo. Ma sul, non è un mappamondo se c'è il sole e la luna. Ho una bilancia, una fiasca e una pergamena. E che cazzo è sta roba? Sembra... è un telescopio, un microscopio. Va bene, ok, ok, è la stessa roba che ho io. Che cosa c'hai là sopra, quindi? Un mappamondo? Ma è sulla destra o sulla sinistra il mappamondo? No, aspetta, sopra non ho niente, c'ho solo la gemma viola, La scrivania di sopra è... non c'è niente, a parte la gemma viola. Ah, tu sei la scrivania di sopra, io sono la scrivania di sotto. Aspetta che vado alla scrivania vai alla scrivania di sotto tu, scusa, No, la scrivania di sotto te l'ho appena detta. Telescopio, pergamena, bilancia e fiasca. Andiamo alla scrivania di sopra. Non c'è una corda veramente che... mi appendo al soffitto. Ci sei? Roger. Non ce la faccio più. Cosa devo mettere sull'unica scrivania che c'è sopra? Io sopra non ho niente sulla scrivania. Allora è un gioco del cazzo, va bene? Perché se non hai niente sotto, non hai niente sopra, ma c'ho in mano le cose, da qualche parte le dovrò mettere queste cose. Uno zaino non ce l'ho, le tasche nemmeno. Dove le infilo? Dove cazzo me le infilo queste cose? Indovina un po'. Aspetta, tu vuoi raccogliere più oggetti, immagino. Tipo anche... hai controllato anche sul camino, che magari anche... Vado al camino. Mi ci lancio proprio dentro. Quel soffietto secondo me si può raccogliere. Allora, adesso tra gli oggetti che ho in mano ho una clessidra, un giradischi, un mappamondo, portatile, e un cubo di metallo e di legno, con tutti i lati che riportano dei rivetti che fanno numero 4. Qua adesso capiamo dove metterlo. Non capiremo un cazzo, te lo dico io, spoiler, non capiremo un cazzo. Allora, la clessidra... Dylan Bologna, grazie mille per i 15, mi spiace. Il tempo, puoi metterlo in qualche modo vicino al pendolo? La clessidra devo mettere vicino al pendolo? Eh sì, sto andando a libera interpretazione, la clessidra è anche vicino al pendolo. Ma bisogna andare... Ma allora, non andiamo a libera interpretazione, tu hai degli oggetti che devono essere complementari con i miei e o uguali, quindi a sto punto andiamo per mobile, dove ti dico, perché tu evidentemente non lo vedrai, avrai già gli oggetti posizionati dove devono essere, quindi a sto punto io ti dico i mobili dove dobbiamo andare, tu mi dici cosa c'è su quei mobili e io li piazzo lì le robe, va bene? E sta facendo roba. Ok, sto cercando comunque una clessidra, vabbè, dimmi tu. Vai al mobile del palantir e dimmi quali degli oggetti, quali sono i due oggetti a fianco al palantir. Nessuno, il palantir è da solo sopra un mobile. Ma com'è possibile? È tutto da solo sopra un mobile senza niente? Ma è allucinante, io questi cazzo di oggetti dove me li metto? Ripropongo la domanda. Sai che c'è qualcosa che ci sfugge. Non è così che si fa l'enigma, non bisogna basarsi sulla mia stanza. Cioè tu puoi spostare gli oggetti, io no. Quindi, non lo so, forse... Non lo so. Quindi tu mi devi dire dove devo mettere gli oggetti. Però non penso che bisogna farlo a specchio. È più raffinato, secondo me, come enigma. Bisogna capire sostanzialmente dove metterli. Allora, forse tu ti sei... Giustamente, il Bibo mi ha fatto ricordare... Una cosa che non ti avevo detto, che ti avevo già detto nell'altra live, ma forse mi sono dimenticato di dirtela in questa. Ci sono delle gocce dorate, immaginate delle bolle dorate. Ma hai presente delle bolle dorate? La Golden Shower. Ci sono delle gocce dorate e sono posizionate sopra i mobili. Cioè, nei mobili ci sono queste gocce dove io posso mettere gli oggetti. Cioè, io su queste bolle, questi sono i punti, mi segna dove cazzo posso mettere gli oggetti. E sono tutti sui mobili.
dove devo posizionare questi oggetti. Sono posizionate tutte quante lì. Io non c'ho niente di tutto ciò, cioè non posso raccogliere nulla. Quindi immagino che questo enigma con gli oggetti devi farlo tu e io ti devo aiutare in qualche modo. Però ti giuro, sopra i miei mobili non c'è nulla. Prova a dirmi un altro mobile, magari non dobbiamo metterlo lì. Perché se il palantire è vuoto, magari non ci dobbiamo mettere nulla. Ma ragazzi, ma l'abbiamo capito che dobbiamo farlo a specchio? Quello l'ho capito. Ho anche capito che deve farlo uguale alla mia. L'ho capito, ma non lo fa perché non ha oggetti. Se lui mi dice che non ha oggetti su quel mobile lì, ok? E io cosa cazzo devo fare? Non devo mettere oggetti su quel mobile. Abbiamo passati uno per uno. Ci sono tre mobili da guardare. Tutti e tre mobili mi dice che non ci sono oggetti da mettere sopra. Io che cazzo ne so. Andrea, hai capito qual è l'enigma? In realtà no, non ho capito. È semplicissimo. Sui mobili bisogna posizionare degli oggetti. Quindi io andrò da questi mobili e tu mi dirai quali oggetti ci sono sopra, tra quelli che ti elenco io. Semplicissimo, mi devi semplicemente rispondere, il resto ci penso io. Ah, allora posso, no, perché stavo cercando di capire perché non vedessi le bolle, le gocce dorate lì. No, lì è dove devo posizionare io le cose. Ok, adesso vai sul soppalco, alla scrivania. Alla scrivania del soppalco. Corro. Ok, ci sono. Io la notte, dopo questo gioco, sento proprio il pianto di una donna orfana allora, senza figlio. Tu sopra la scrivania cosa? Allora, devo mettere un oggetto sopra. Che oggetto c'è lì? Allora, dimmi precisamente dove, in centro o più spostato? Basso a destra. In basso a destra io non ho nulla. Basso a destra tenendosi ovviamente il muro, cioè la libreria alle spalle, guardando il lampadario. Guardando la scrivania dal lato che è la scrivania. Allora, l'angolo a destra, quello verso di noi, Allora, sulla scrivania non ho nulla, però di fianco c'ho il sistema solare, cioè la luna, il sole. Magari che sia un indizio per dirci di mettere il mappamondo lì? No, perché ma non lo so, non ne ho idea, ma figa, ma non ha senso allora sto enigma, ragazzi. Cioè, se non c'ha niente lui da mettere sopra è una roba che non ha senso. C'è una pozione sulla scrivania? Da te c'è una pozione? No, io non c'ho praticamente nulla sulla scrivania su. Non c'è un tappetino verde della Trust da gaming da 15 per quelle postazioni da 6.000 euro? Sì, sì, l'unica cosa che c'è sopra è il tappetino da gaming. Poi c'è un libro in alto a sinistra e la gemma viola e basta. Gemma viola in basso a sinistra. Dalla parte destra della scrivania non c'è niente. Allora, a sto punto, a fianco alla scrivania del piano di sopra soppalco, c'è un tavolino basso sulla quale bisogna appoggiare un item solo. C'è una specie di tagliere di legno. Bisogna metterci una roba sola. Tu che cos'hai là sopra? Niente, indovina, non c'è niente. Bene. Ragazzi, l'enigma non è così. C'è qualcosa che non quadra. Vabbè, tralasciamo. Dietro la scrivania ci sono delle librerie con degli oggetti. Sei pronto adesso? Perché mo viene il casino. Vai verso il muro. Guardate, come faccio a spiegarglielo? Il muro dove c'è il quadro. Dietro di te, girandoti dalla scrivania. Guardando la scrivania, ti giri, c'è un quadro. Hai capito? Sì, sì, certo. Comunque, a onore del vero, devo dirti una cosa. Si è aperto uno scrigno, lo scrigno del quadro. Ho un altro libro io. Completamente. Me ne sono accorto adesso che sono al piano di sopra. Forse si sarà aperto perché hai ben risolto i quadri. Probabile. Comunque... ma scusami, ma non avevi controllato dopo che abbiamo fatto i quadri se si è aperto il coso del quadro? Oh, avevo controllato, era ancora chiuso. Adesso che sono risalito era aperto. Boh, si è aperto a scopo ritardato. Sto cercando di avere tutta la pazienza del mondo. Io... comunque sono alla libreria. Ti spiego bene esattamente cosa c'ho nei cubi. Allora, io sono nel muro del quadro. Mi sto tenendo la rampa di scale sulla sinistra. Nel primo cubo in alto dell'armadio è vuoto. Nel secondo cubo in alto, verso destra, ci sono dei libri. Sotto è vuoto, di fianco è vuoto, sotto è vuoto, di fianco è vuoto. Dimmi cosa c'è nel cubo in basso a destra.
In basso a destra nel muro del quadro non c'è nulla. Dimmi cosa c'è nell'altra libreria a fianco all'altra, alla libreria, no? Sai che c'è una libreria ad angolo, quella che si chiama Canvax, la vendono all'IKEA, costa 300 euro. Sulla parte in più del Canvax, quello da due colonne, al centro cosa c'è? Al centro a destra, quindi quello proprio sull'angolo. A destra non c'ho nulla, ma nel cubo in centro, in basso, c'ho delle pozioni. Tre bottiglie, di cui una più grande, tipo barattolo, e le altre più lozione da barbiere. Niente, Andrea, è un delirio. È un delirio perché abbiamo tutte le robe al contrario, allora. Cioè, se tu stai rispondendo correttamente alle mie domande, vuol dire che abbiamo tutto quanto messo a cazzo. Non ha senso. Te l'ho detto, io lo stavo dicendo fin da prima. Secondo me non abbiamo capito bene sto enigma. Cioè, non penso sia così semplice mettere gli oggetti nella stessa posizione. Secondo me, gli oggetti che tu puoi spostare vanno messi in dei punti che dobbiamo capire in un modo diverso, non in questo modo. Forse ci sono degli indizi un po' più nascosti. Allora, adesso leggo un po' la chat. Sei pronto, Andrea? Non è che li avete invertiti la gemma viola, tu sotto, lui sopra? Ah, tra l'altro è stato bannato da questo commento è stato bannato da Twitch, perché tu sotto e lui sopra l'ha letto. Che bello internet. Metti il cubo sulla libreria, metti la libreria sul cubo, il camino, inverti la libreria. Ha invertito la libreria perché prima diceva di avere le scale sulla sinistra. Come ha invertito la libreria, Andrea? No, io stavo dicendo le scale sulla sinistra perché stavo guardando... Stavo guardando il muro, ragazzi. Le scale, giustamente la rampa di scale ce l'avevo... A sinistra dietro. Del mio personaggio. Sì, quello intende, quello l'ho capito poi anch'io. Poi mi sono girato perché la libreria è ad angolo e le scale ce l'hai dietro. Chiaro il concetto? Allora, qual è il... sul lato lungo della libreria, grazie Marcocchio, gentilissimo. Questo è il modo migliore, effettivamente non ci ho pensato. Sul lato lungo delle due, come cazzo si chiama? Delle due della libreria. Lato lungo, Qual è l'oggetto in basso a destra? Nel lato lungo, cioè nel lato dove ci sono tre, cioè praticamente un 3x3. In basso a destra io non c'ho nulla. Cioè nel cubo in basso a destra non c'ho nulla, te l'ho detto. C'ho solo le pozioni nel centro. Nel cubo basso in centro. Io voglio diventare cannibale con la mia stessa carne. Metto la mano sulla piastra rovente, la metto tra due fette di pane morbido, con un pochino di limone. E così do un morso, vediamo un po' se effettivamente sappiamo di maiale, come maiali siamo, porci bastardi, noi esseri umani. Cioè i libri, c'è nell'altro angolo, quello dove ci sono due, dove c'è un 2x3, c'ho i libri in alto a destra. Cambiamo enigma! Facciamo altro. Andiamo al camino. Perché il camino non si può sbagliare, cazzo, è uno. Cosa c'è sopra il camino? Adesso mi dice. Sembrerà incredibile, adesso per il camino non c'ho nulla. E allora, ragazzi, ma è finita. Ma come cazzo è possibile? Ma dovresti avere delle robe. Riavviamo il livello, Andrea. Mi dicono di riavviare il livello perché si è buggato qualcosa. Dovrebbero esserci degli oggetti che tu, se tu non ce li hai, c'è qualcosa che non va. Ragazzi, allora è buggato fin dall'inizio, è buggato fin dalla scorsa live, perché la stanza è uguale. Cioè, io vi faccio l'esempio, non sento ancora il suono del pendolo, Cioè, lo vedo animarsi, vedo anche il cucù, ma non sento il suono. Cioè, allora si è rotto il gioco, fin da... salvataggio. Non importa, dai, riavviamo tutto. Magari invertiamo anche le robe, va bene, le posizioni. Io mi metto al tuo posto, tu ti metti al mio, nella mia stanza, va bene? Oh sì, così abbiamo un quadro completo. Sarebbe tipo barare, però. Adesso vedere che tu vieni nella mia stanza e funziona tutto, miracolosamente. Poi sarà colpa mia. Poi sarà colpa tua, l'hai detto tu. Ci vediamo dopo. Abbandona partita. Adesso, ragazzi, invertiamo i ruoli. Lui sopra, io sotto. Io mi prude. Non posso dire cosa. Mi prude. Dio. Ok, allora, con calma, invita Jugador. Poi tra l'altro mi dice che non c'è su Steam, che non è attivo su Steam. Sta cosa è strana.
Sto guardando qualcosa per aiutare, ma è inutile. Grazie Piedina, ma è inutile. Ok, ci sei Andrea? Ok, Sì, dai. scambio posto, eh? Vai. Ci siamo scambiati posto. Almeno io ho scritto scambia posto, però non so se... Santuario in rovina, la giungla dell'alchimista. Scusa, ma guarda, guarda nell'immagine. Anche nell'immagine della stanza si vede che dovremmo avere tutti degli oggetti sui mobili. Io non ce li avevo, te lo giuro. Aspetta, eh. Cioè, guarda, anche il candelabro. Vedi che anche il candelabro è diverso. Io ce l'avevo tutto acceso, il candelabro, con gli oggetti non ce li avevo. Ma che cazzo succede allora? Non ha un cazzo di senso logico. A meno che ci stanno facendo vedere in questa anteprima ci fanno vedere già le robe fatte. La soluzione, minchia, siamo così. Ma secondo me è semplicemente la stessa stanza fotografata da due lati diversi, però ok. Vabbè, dai, fai, faccio, vediamo. Ci siamo scambiati. Dai, Vabbè, via. provaci. Par la partita inizierà tra 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voglio lanciarmi nello spazio, nudo, gonfiarmi tra le stelle e fluttuare. E basta, non provare più niente. Vabbè, tanto sappiamo che 341 è il primo. Oh, Madonna, ma come te lo spiego, Andrea? Oh, vedo già più oggetti qui. Tipo io le gocce, queste gocce d'oro non le vedo. C'è un problema mio, quindi non c'ho la skill per vedere le gocce d'oro. Ma è la stessa roba di prima, abbiamo cambiato. Andrea, ma abbiamo cambiato posto, perché a me è tutto uguale a prima. No, io ho cambiato posto. C'è la tela, c'ho tutto diverso. C'ho i Ah, quadri sì. fatti. Tu hai la per la santa. No, è cambiato tutto, è cambiato tutto. Io ho anche io, però, le gocce dorate che tu prima non avevi. Spavento. Oh, ti giuro, io non le vedo queste gocce dorate. Cioè, neanche adesso le Ma com'è possibile sta roba, ragazzi? vedo, eh. Cioè, scusa, io sta cosa non la capisco. Cioè, allora sono buggato io, che è? Buggato il mio computer? Scusa, fai una roba, per curiosità, fai una foto alla scrivania che c'è quella in basso e inviamela su WhatsApp, che sono curioso. Non ci sono le gocce dorate, se vuoi sapere. Sì, ma tu fai una foto, sono curioso di vedere cosa si vede. Le gocce sono i posti dove si possono mettere gli oggetti. Ma lo sappiamo, ragazzi, ma l'abbiamo capito! Figa, non siamo così rincoglioniti, più o meno. Era un bug, e vabbè, ma se Comunque non... sì, abbiamo cambiato. Se non può, se non si vede lo stesso. Momento della verità. Si era proprio buggato. Dino, dovresti avere i Un cristalli. attimo, non va WhatsApp. Eeeh, mo non va WhatsApp, mo. Cristo, ma qualcosa gli funzionerà, Dio buono. Ma scusami, però a me non è cambiato letteralmente un cazzo, sinceramente, mi sembra veramente... Ah, qua non ho un quadro, però. Qui c'avevo un quadro, Penso sì. che quando io, proprio il mondo lo sa, quando accendiamo sto gioco gli smette di funzionare tutto, probabilmente. Ma Comunque lo fa. insomma... Allora, Andrea, io a me sono cambiate pochissime cose, tra cui la posizione dei quadri... E basta, in sostanza è la stessa fottuta stanza, non cambia niente, niente! Io ti giuro, le gocce dorate non le vedo, non le vedo, cioè non ce le ho. E se vado vicino agli oggetti, tipo quelle che tu mi dicevi che potevi raccogliere, non me li fa raccogliere. Tipo il mappamondo al piano di sopra. Come si raccoglie? E con le mani? Ed è... come devi raccoglierlo? Non me lo fa raccogliere, ma ti giuro, non compare né USA né niente. Sto premendo tutti i tasti. Non fa nulla. E uno, Ti ce l'abbiamo. giuro, non riesco a capire se faccia parte del gioco o se è rotto qualcosa in noi. Ma mi ha inviato la foto? Sì, vedete. Adesso la verità, ragazzi. Ma mi ha fotografato di più il muro che altro. Comunque, Allora. però, domanda chiave, se vai vicino al pendolo, senti il suono? Questo lo voglio sapere, cioè, voglio È la morire, stessa voglio morire. scrivania, eh? È la stessa scrivania, ragazzi. È la stessa cazzo di scrivania che sto guardando in questo preciso istante. Io non ho. Ah, mi si sono tolte pure a me. Ma non sto capendo un cazzo, ragazzi. Mi si sono tolte pure a me le robe gialle lì. Come si chiama? Le cose. Le bolle. Ma perché? Andrea? Mi senti?
Yes. Mi sono sparite le bolle. Io non ce l'ho mai, io non l'ho mai vista ste bolle. Non lo so, io non so se il gioco ci sta prendendo per il culo, se la ciò ci sta prendendo per il culo. E sono morto e questo è il modo, è il mio inferno. No, no, ho capito, per vedere le bolle devi prendere su un oggetto. Hai mai preso su un oggetto, Andrea? No, perché nessun oggetto si fa prendere. Quali oggetti posso prendere io? Il mappamondo non riesco a raccoglierlo. C'è scritto sull'oggetto in questione, uno di quei dei piccoli oggetti che puoi trovare in giro, c'è scritto prendi. Ecco, se vado vicino al mappamondo... Non fossilizzarti su quel cazzo di mappamondo, perché forse non devi prendere quel mappamondo! La bilancia dov'è? Quella... No, la... No, lascia... Vai al piano di sopra e cerca. Ci sono degli oggetti piccolini in giro, guarda in giro, troverai roba da prendere. La clessidra sopra il camino, si può prendere? La clessidra sopra il camino, sì, si può prendere. Non me la fa prendere, mi avvicino, non compare nulla, clicco, non succede niente. Ti giuro, cioè, non sto impazzendo. Prova a prendere il primo libro che c'è dentro al pendolo, facendo la combinazione 3-4-1. Cos'è? Io cosa? Cioè, il pendolo qua, come muovo? Non posso muoverlo qui, sono delle rotelle ferme, il mio pendolo. Ma scusami, non ti... Come sono delle rotelle ferme? Ma scusami, prima non dovevi... Ah no, è vero, tu non dovevi... Ma no, ma se abbiamo cambiato posto! Ma io non sto capendo un cazzo, ragazzi! Ma che sta succedendo? Vai al tuo pendolo, ti giuro, lo stesso enigma di prima. Vai al tuo pendolo, vedi se tu hai le rotelle. Perché se tu hai le rotelle vuol dire che ci stanno cazzarando. Ma è un delirio, ragazzi! Non vi siete scambiati? Tu hai cose diverse perché prima sono comparse con alcuni enigmi risolti? Ma che sta succedendo, ragazzi? Ma non ha senso! Andrea... Ricarichiamo il livello, ti va? Adesso, porca guarda di... Sto punto. Porca di quella puttana. Che cazzo sta succedendo, ragazzi? Ma come non avete cambiato? Ho fatto scambi a posto! Oh, ho fatto scambi a posto! L'avete visto anche voi! Non ce la faccio più. No, la lingua principale. In Swahili voglio mettere la lingua principale. Poi te guarda, tutto buggato, c'è scritto... Vabbè, lascia stare. Invitiamo il giocatore. Invita. Adesso, porca troia! Ci sei, Andrea? Can you hear? Guarda, che cazzo, ragazzi, il livello l'avevano cambiato, era diverso la stanza, l'avevano cambiato. Adesso faccio scambi a posto, guardate. Io c'avevo robe che non avevo si è anche visto che si è invertita l'immagine, cosa che avevo già fatto prima, o no? Sì, la mia stanza era diversa, tipo la clessidra e il mappamondo, io non li ho mai visti. Cioè, li ho visti per la prima volta adesso. Il problema è che... Vabbè, fai pronto intanto, Andrea. Le bolle gialle e gli oggetti, non li vedo. E il pendolo era... non sentivo succedere. Che cazzo di suono del pendolo? No, ha cambiato, era un po' diverso. Attenzione. Ma non vi eravate scambiati? Scrivete un'altra volta, vengo a casa vostra. No, ma allora, che non ci eravamo scambiati, ok, perché se non ci siamo scambiati, non ci siamo scambiati. Però, Cristo. Ecco, siamo di nuovo qui. Ok, già vedo robe differenti, perché lì c'è un quadro. Ok, adesso Andrea... Ok, adesso è cambiata roba. Adesso è cambiato, effettivamente, è ancora più diverso di prima. Tu hai le bolle? Sì, ce le... Oh, ragazzi, bellissimo, incredibile, è meraviglioso, è come scoprire di avere una malattia venerea, inaspettato, ma per averla presa qualcosa di fantastico deve aver pur fatto. Ecco, è esattamente questa la situazione, è perfetto, è incredibile. E allora che cazzo è successo prima, scusa, cioè, tutti ste live dove abbiamo urlato, litigato, che cazzo era successo? Andrea, credo che non ci siamo scambiati, vuoi scambiarti di nuovo? No, io per una volta che vedo le bolle, cioè, vedo anche che la clessidra è in un punto diverso. La clessidra non è sul camino, ma è sulla scrivania in piano terra. Allora, adesso possiamo finalmente risolvere l'enigma. Io dovrò dire a te che cosa devi fare. Sei pronto? Ok. Partiamo col pendolo, perché tanto lo sai. Vai sul pendolo, muovi le manovelle, 3, 4, 1. Semplicemente, dall'alto verso il basso. Sai già cosa devi fare.
Ho preso anch'io il libro. Incredibile, il gioco sta funzionando. Passiamo a sto punto a quei cazzo di quadri. Ok, l'imperatore bizantino che io vedevo nella stanza di prima, io ce l'ho vicino alla porta, con scritto Nep Yas. Tu dovresti... Sì, ce l'ho sulle scale, ma l'ho già visto quello lì, ma quelli lì sono le lettere che prendiamo su. Ok, ma come poi non c'è scritto Nep Yas, scritto Esp Yan. Nep Yas è infatti al contrario. Vabbè, possiamo lasciar perdere sto stronzo bizantino, non ci interessa adesso lui, va bene, lasciamo stare. Facciamo il candelabro, che dici? Ora tu devi dire a me le candele. Allora, da sinistra verso destra, la terza e la quarta centrale spenta e la penultima. La terza, la quarta centrale spenta. Adesso non si spenga. Le ho spente tutte. Aspetta, allora. Se tu se non sbaglio ce l'avevi acceso la prima, la seconda, la terza e qui. Quindi devo accendere queste qua. Aspetta. A posto. Dovrebbe essere così. Si è aperto qualcosa, no? No. Dimmi quelle accese. Terza, quella centrale e la penultima. No, quelle devono essere quelle spente. Le accese devono essere le altre. Ah! Scusate, ragazzi. E abbiamo l'altro cazzo di libro. Incredibile come magicamente ce la stiamo facendo. Abbiamo due libri. Ora, gli oggetti. Allora, gli oggetti. Tu, allora, spiegami bene. Io tipo, la clessidra posso prenderla. Perché non è sul camino, ma sulla scrivania centrale. Tu dove c'è la clessidra? Tu devi... Adesso fai una cosa. Prendi tutti gli oggetti che trovi. E io ti dico dove posizionarli. Sei pronto? Fallo. Vai a cercare gli oggetti. Ok, ho preso la clessidra che andrà sopra il canale. Adesso prendo il... Forse ce la facciamo stasera. Il cubo. Che il cubo va vicino al palantir, fatto che mi ricordo. Adesso cerco il mappamondo. Che cazzo è il mappamondo? Gli chiesi, chiesi sul mobile del palantir cosa c'è? Mi rispose niente. C'era la clessidra. Che cazzo sta? Mappamondo. È incredibile. Mappamondo, non lo trovo. Vabbè, non grazie, Master Eternals, per i 100. La clessidra devo metterla sopra il camino, vero? No, la clessidra la devi mettere dove c'è il palantir. Sulla destra, guardando il palantir. Fatto, sulla destra, guardando il palantir. Adesso... Bene, ora. Camino, andiamo al camino. Ho trovato il mappamondo. Vai al camino. Sei al camino? Yes. Buono. Adesso, sul camino, alla sinistra del camino, devi posizionare il giradischi. Alla sinistra, cioè la parte più vicina alla libreria. A sinistra! Andrea, guardi! È sinistra, c'è sinistra e destra, che cazzo... No, per essere sicuri, che magari c'eravamo abbastanza speculare, stiamo altre due ore a perdere tempo. Poi, detto questo, a sinistra del camino c'è una sedia. Su quella sedia devi metterci il mappamondo. Ok, manca il cubo. Perfetto. Adesso, dammi un attimo che cerco il cubo. Sto cazzo di cubo. Cubo, io mi ricordo tipo che era a sinistra del palantino. Il cubo, ragazzi. Ah, questo sarebbe il mappamondo. Ah, perché non ho i denti di vetro? Per potermi mordere meglio. Dove cazzo è il cubo, Andrea? Due ore che sto cercando, non lo trovo. Devi dirmelo tu. Io l'ho trovato al piano di sopra. Ma poi a lui gli esce il cubo. Ma perché aveva detto che non uscì? La panca vicino alla scrivania. Dov'è il cubo, ragazzi? Forse devo lasciarlo lì, vai a vedere. La libreria, sopra? C'era, non l'ho visto. Ah, sì. Ok, libreria, lato corto della libreria al piano di sopra, dove c'è il soppalco. Lato corto della libreria, lato corto libreria, libreria lato corto, piano sopra. Sotto i libri? Sotto i libri sulla destra, sì. Ok, messo. Incredibilmente si è aperto qualcosa. La S, io ho trovato la S.
Abbiamo tre lettere. A, I, S. Buono. Adesso l'enigma dei quadri. Allora, io ho i quadri, posso raccogliere alcuni quadri, tipo quelli che non sono appesi al muro, posso raccoglierli. Che sono due, sono. Posso raccoglierne due. Che sono una specie di velociraptor. No, aspetta. Facciamo i quadri, quelli dove devi girare. I quadri divisi in quattro pezzi. Facciamo prima quelli. Ah, ok, a posto. Vado quello vicino al pendolo. Perché? Ma eravamo al piano di sopra. Andiamo a quello lì, sì. Perché è tutto confuso con sto ragazzo? Non ricordo, qua bisognava mettere il ficus. Allora, in alto. Allora, cerca bene di. In alto, a sinistra, devi mettere la foglia. Non so neanche come cazzo è rappresentata. I petali rossi circondati dalla corolla verde. Hai presente? I petali rossi e grassi. Sì, me lo ricordo, li ho messi. Rossi, sono praticamente dei petali rossi con due foglioline di fianco. Bene, esatto. Devi metterlo lì a sinistra e poi sull'angolo a destra del quadro. Allora, a sinistra, ma è tutta la sinistra o in alto? No, a sinistra, oh, porca puttana. In alto a sinistra e in alto a destra devi mettere questi due fiori. Poi ti dico quelli in basso, a sinistra e a destra. Ok. Messi. Ancora Messi. Ok. Ora, in basso, devi mettere... Ma che minchia di fiore, eh? Il fiore è quello lì, il fiore più grande, quello che sembra corolla, con le foglioline piccoline, verdi, sottili, e poi queste foglie lunghe rosse. Petali lunghi rossi. Minchia, è una margherita. Ma non è una margherita. Dove cazzo hai mai visto le margherite fatte così? Ok, penso di averlo fatto giusto, solo che il fiore al centro è un bordello. È fatto così, è un mischione di roba. Il fiore al centro dovrebbe essere composto dai due fiori che ci sono sopra agli angoli e dai due fiori che ci sono sotto in basso, giusto? Adesso mi dice di no. No, allora, io il fiore in centro c'ho. In alto, quelli con rosmarino, tanto rosmarino. Ti invio la foto perché mi sono rotto i coglioni. Cioè, proprio mi sono rotto i coglioni, ragazzi. Sono stufo. Non ce la faccio più. Cioè, se no non andiamo più avanti. Io mi sono rotto il cazzo. Tanto io lo so già che questo gioco per metà è stato giocato così a sto punto. Facciamogli sta cazzo di foto. Cioè, il centro mi turba veramente. Tutto mischiato. Non so se l'abbiamo fatto. Foto arrivata. Adesso se ti salta internet, non lo so. Non arriva, aspetta. La gengivite è acuta. È arrivata ora. È tutto sbagliato, ragazzi. Tutto sbagliato. Ambrosius, Master Ambrosius. Rimedio, cioè, come li spieghi tu i fiori? Ah, come li spiego io i fiori? Pronto? Stai facendo? Fai! Cosa cazzo guardi la chat? Non devi cagarla la chat! Fai! Se no non andiamo più avanti! Fai il quadro! Stai ancora guardando la chat! Sto guardando la foto, cretino. Sai che faccio? Ti invio le foto di tutti i cazzo di quadri, va bene? Sì, perché mi sono rotto leggermente il cazzo. Ah, tu? Dirlo. Adesso guarda, A parte il fatto che sono diversi, ce li abbiamo diversi, l'ho notato adesso. È certo che ce li abbiamo diversi, l'enigma è quello, l'enigma! Ho rotto il monitor del telefono! C'è un piccolo dettaglio, il fiore che c'abbiamo al centro di ogni quadrante è diverso. Dio buono. Ti ho inviato l'altra foto, adesso ti invio la foto del piano di sopra. Quella, la seconda, è quella delle scale. Quella del piano di sopra. Non mi inviare la foto a me che si incasina e basta. Ma perché mi devi inviare la foto tu? Che stai facendo con sto cazzo di telefono? Io non vedo un cazzo, stavo guardando. Ok, posto. Se ti è arrivata una foto non sono stato io. Mi sa che ci siamo. Ti ho inviato tutte e tre le foto. Ma
Ma è così tu difficile? Tu mi confermi che la prima foto che mi ha inviato è quella del pendolo, però ti giuro, è diversa. Andrea, pentolo, vedi? Pendolo, scale e soppalco. L'ordine, sì, però non può essere così, ogni cosa è sbagliata, non ce la faccio più, Andrea, dai! Ok, pendolo giusta, no, non è diversa, sono io che vedo le foto, perché tu mi hai inviato la seconda, ci sono accavallate, ora dove la sbagliare. Capito, io sbaglio, no? Lui che c'ha gli occhi che si incrociano perché vede due pixel. Esigo che mi, cioè, voglio sapere che cazzo è successo le scorse volte. Andrea, che cazzo vuoi che sia successo le scorse volte? Mi dovevi dire le robe e non me le dicevi, perché adesso che te le sto dicendo ce la stiamo facendo. No, io le gocce No! Non le ho mai avute, cioè questa cosa qui me la devono spiegare. Andrea, quelle cazzo di gocce non ce le ho neanche io. Io adesso che sto giocando nella tua zona non ce le devi avere le gocce. Tu dovevi semplicemente dirmi gli oggetti sui mobili e io dovevo metterli. Io ti giuro non li ho mai visti gli oggetti sui mobili. Tra l'altro, tutto questo è condito da quel fottuto cucù di merda che continua. Ogni 5 secondi mi sta urtando i nervi. Ma certo, ragazzi, non era buggato il gioco. Lo stiamo capendo che non era buggato il gioco? Avete presente il detto il tarlo nel cervello o la scimmia sulla spalla? Ecco, troppi anni di marijuana. Ci sei, Andrea? Perché nell'ultimo quadro non si vede il fiore sulla sinistra perché c'è il candelabro davanti. Dio Cristo. Te lo dico io l'ultimo quadro. Fiore sulla sinistra uguale al fiore che c'è sulla destra. Che cazzo è successo? Ha funzionato qualcosa? Si è aperto qualcosa? Sì, l'ho fatto. Ok, vado a cercare cosa si è aperto perché... Dov'è ragazzi? Che si era aperto da qualche... Ah, eccolo qua. Abbiamo la lettera E. A, I, S, E, Y. Ce l'abbiamo tutte? Aspetta, io la... Dove l'hai presa la E? Perché a me non... Quadro sotto, Andrea, vai giù. Qua vicino al pendolo si alza il quadro, su dietro c'è... Trovata. Ma perché si alza una scoppio ritardato? Vabbè. Adesso, prossimo enigma. Quello lì dei quadri, vogliamo fare quello dei quadri. Tu devi dire a me a sto punto dove devo mettere i quadri, perché io posso prendere le tele e spostarle. Sarà un delirio. Ma tu hai delle tele in giro per la stanza? Sì, io ho delle tele e dei quadri da prendere, da tirare su. Allora, adesso vi dirò una cosa, non sto scherzando adesso, però io tutte le altre volte che abbiamo fatto sto enigma, nella stanza non avevo nulla da prendere, quindi è per questo che non sto capendo perché le altre volte non riuscivamo a risolvere le robe. Perché anche il cazzo di candelabro non mi faceva interagire, neanche il mappamondo di prima, neanche il camino. Quindi non... cosa è successo prima? Questo voglio capire se era il gioco o ero io. Andrea, eri tu... Adesso che io sto giocando nei tuoi panni, tu non devi fare praticamente niente, se non due enigmi, se saranno, cos'è, tre enigmi a testa probabilmente da fare. Cioè uno li deve svolgere, l'altro gli deve dire cosa deve fare, ok? Tu mi devi dire le cose, tutto qua, basta, tu non devi fare niente, le famose gocce dorate, quella roba lì, non ce le hai tu, non ce le dovevi avere, non era un bug, non ce le avevi, dovevi dirmi gli oggetti dove io dovevo mettere le cose. Ah, era al contrario. Tu mi dicevi la roba, ma dovessero io dirti la roba. Però sai di fatto che io i quadri in giro per la stanza prima non ce li avevo e non potevo raccoglierli. Comunque, vabbè. Io posso raccogliere due quadri in questo caso. Tu quanti? Come puoi raccogliere due quadri? No, non più, mi avvicino non più. Allora ero nella stanza di prima. Non ci sto capendo più un cazzo. Andrea, io i quadri li posso raccogliere. Adesso tu mi devi dire la posizione dei quadri. Allora, vai dove c'è il... al piano di sotto, al piano terra, dove c'è il... come si chiama? Il cavalletto. Ci sono due quadri. Dimmi, quello vicino alla porta e quello sul cavalletto. Che cosa rappresentano? Io sul cavalletto non ho nulla. Ce n'è uno un po' vicino al cavalletto, che è praticamente un velociraptor con una coda da cormorano.
No, devi dirmi la testa della bestia, dimmi la testa della bestia. Ma ragazzi, gli enigmi possono cambiare? Sono procedurali? A sto punto mi viene da pensare. No, è un dinosauro, sì, un velociraptor. No, è un formichiere. Un tapiro. Dimmi la coda di sta merda. La coda invece è un cormorano, un uccello. Prende quello, cioè l'airone, tipo un airone. Ma è un cigno, ma che... Scusami, per caso la testa è quella di un cammello? Oddio, sì, se è un cammello, molto, molto libera interpretazione. Se quello è un cammello, io sono biondo, porco tu. Cioè, mi riconosci il ficus africano della Nuova Zelanda e non riesci a riconoscere la cazzo di figura di un cammello? Ma quello è un cammello. Cioè, ma ex fumatore, ti facevi due pacchetti di Camel al giorno, cazzo, non riesci a riconoscere il cammello? È quello, c'ha lo stesso sorriso, con gli occhiali, è lui. Allora, se dobbiamo essere fiscali, sulle Camel c'è il dromedario, non il cammello, quindi... Ma io veramente voglio sbucciare di professione, voglio sbucciare le cose e le persone. Comunque sta di fatto che, ripeto, la stanza di prima era buggata, perché io sti quadri non ce li avevo prima. Io c'avevo quadri bianchi, non vedevo i quadri, c'avevo le telecamere. Andiamo avanti. Poi, sul cavalletto a fianco al quadro col dromedario, non cammello, dromedario, c'è che animale c'è? Non c'è niente. Sul cavalletto non ho nulla e di fianco nient'altro. Vabbè, diamoglielo per buono, non ci sarà niente. Andiamo sulle scale. È impossibile che non c'è niente, perché io lo devo posizionare, ma vabbè. Ok. Sulle scale, il primo quadro che c'è delle scale, che animale è? Il primo quadro è una cicogna con il guscio della lumaca. Una cicogna con due becchi? No, una cicogna con un becco e il guscio di una lumaca. Comunque un fenicottero. Andiamo avanti. Fenicottero bianco. Terzo quadro, dopo il quadro che tu dovevi girare per fare l'enigma, sulle scale, qual è? È un canguro con la coda da uccello, da airone. Con la coda da uccello o la coda è l'airone? No, la coda è l'airone, poi c'è delle ali bianche dalla colombaccio e una zampa da pollo ruspante. Comunque è un cigno. Andiamo avanti. Quadro sopra, l'ultimo. Qual è? Il quadro sopra è sempre la cicogna, però con due becchi e il guscio da lumaca. Buono. Poi, ah no, c'è un altro quadro da mettere sopra. A fianco alla libreria, quale quadro c'è? È il canguro con le ali da cigno e la coda da airone, però in testa c'è il guscio da lumaca. Tipo cuffia della prima. È una follia, manco Alice nel Paese delle Meraviglie. Adesso, il quadro che c'è davanti alla scrivania, qual è? Davanti a quale scrivania? La scrivania sul soppalco. C'è la scrivania, dietro, guardando il muro, c'è un quadro. Qual è? E non ce l'ho, io te lo No, devo... no, allora Andrea, per favore. Allora, vai alla scrivania. Affacciando proprio su... Alla scrivania, Andrea, ci siamo stati mille volte. La scrivania sul soppalco, girati, c'è un muro. C'è lì, c'è un quadro. Non c'è niente, vedi mattoni nudi, la Ma non è possibile. Vedo, porco, non c'è un cazzo. Ma non è possibile, ragazzi. Non so più cosa fare. Allora, andiamo al piano di sotto. A sto punto. C'è per quasi un quadro sopra il camino? Yes. Qual è? Il quadro sopra il camino è il cammello cornuto. Con delle corna, con sul petto un leone. Già fatto. Ok, adesso. Il quadro invece del signore barbuto bizantino è vicino alla porta d'ingresso dove siamo entrati? Yes. Abbiamo risolto l'enigma. Però devo capire dove cazzo sei. Ma tu sei diverso. No, è lo stesso quadro. Devo capire dove sei aperta la roba, però abbiamo risolto l'enigma perché l'ho sentito. No, non è lo stesso quadro, tu ce l'hai barbuto, il mio non è barbuto, il mio è più giovane, cioè, tipo, è sempre lui ma è più giovane, non c'ha la barba. Come il tuo è più giovane e non c'ha la barba? Sei sicuro? Guarda la S. Sì, sì, sai dove... Allora, tu hai presente la libreria di fianco al camino? Vai là, in quella libreria lì. Vedi se c'è un quadro piccolo.
Io tipo nella libreria di fianco al camino c'ho il quadro piccolo del tuo, cioè che è barbuto. Tu magari hai il quadro piccolo che c'ha una pozione in mano, no? No, io c'ho... Vabbè, ma chi se ne frega adesso del tizio nel quadro? Vai a prendere il libro che l'abbiamo sbloccato. Dov'è? Devi andare al piano di sopra. L'ultimo quadro sulla sinistra, al piano di sopra. La N, presa. Allora, adesso confermiamo le lettere. Abbiamo A, I, S e N. Esatto. Ora, mi sa che dobbiamo fare l'ultimo enigma, spero, perché altrimenti mi ingoio la lingua. Quello del... delle robe musicali lì, come si chiama, del palantino. Che è praticamente quello con la porta scassata giù. Perché se vedi bene il forziere è là di fianco. Sì, esatto, penso che si apra quello, immagino. O si aprirà qualcosa... No, no, dentro il palantino c'è un quadro, eh. C'è un libro, scusami. C'è la P. Allora, nel mobile davanti alle scale, al piano di sotto, c'è il libro che spiega come attivare il palantir. Io l'ho letto 10.000 volte, ho fatto suonare quei cazzo di cristalli, ma non si è mai aperto nulla. Ma no, ma nella scorsa live ce l'avevi fatta completamente a caso. Sì, ma lascia stare la scorsa live, perché, cioè, mi spiace dirlo, ma... la domanda... Non ti sento più, Andrea, cosa è successo? Ripeti, la domanda? La domanda del 9 è... Tu i quadri di tutta la stanza, quelli che potevi spostare, li vedi bianchi? No, ma i quadri li abbiamo risolti, chi se ne frega? No, ma era una domanda che si può già la risposta. Io dalla scorsa live, anche la live di prima, quando ero nella tua stanza i quadri erano tutti bianchi, quindi vuol dire che era buggato. Cioè, è l'unica. Vabbè, chi se ne frega, possiamo andare avanti, mo, adesso, andiamo avanti, facciamo il palantir, adesso io toccherò questi cazzo di... funziona, è molto semplice il funzionamento, tu devi andare davanti al palantir, ok? Ogni volta che io tocco uno di questi cristalli, il palantir si accende, semplicissimo. Vai? Sì, sì, lo so, aspetta, no, non si è acceso un cazzo. Perché non ho toccato un cazzo, appena lo toccherò tu sentirai anche un suono e si accenderà, guarda. Ok, sì, lo vedo pulsare di luce propria. Bene, ora dobbiamo cercare di capire di risolvere l'enigma. Perché io so fino a qui, poi non so cos'altro bisognerebbe fare. Dovrebbe anche suonare, perché io non sento alcun suono. Come non sente alcun suono? Ma hai attivato l'audio nel gioco, Andrea? E certo, se funziona walkie talkie sento anche la musica, sento anche il pendolo stavolta lo sento, ma non sento il palantir. Ma non senti il palantir? Ragazzi... Allora, dovresti vedere che si attiva un pirulino sulla sinistra. Ti ricordi che c'è un piedino sul palantir sulla sinistra? Nella corolla del palantir c'è un capezzolo. Quel capezzolo lì viene fuori e torna dentro quando schiaccio il tasto. Se schiacci i tasti giusti si inturgidisce il capezzolo. Incredibile. Comunque corolla parola del giorno, però sto guardando, per ora non si è inturgidito niente. Sì, lo capir... quando lo... No, te lo sto dicendo, ma non l'ho ancora fatto. Adesso lo faccio, guarda. Ok, minchia, si è proprio attivato tantissimo. Sembro io la mattina. Vabbè, tralasciando le tue erezioni da pipì, mi devi dire, per favore, quali altri... E ride. Mi devi dire, per favore, quali altri, come si chiama, cosi, schiaccio, che fanno partire il robo. Ok, vai, è ancora turgido. Ok, si è aperto il secondo. Ma allora avevo ragione io, Cristo Dio, dovevamo farli in ordine e salzavano sti cazzo di stronzi. Certo. Ma guarda che l'altra volta litigare mezz'ora non capiva come minchia... Perfetto, adesso vado a fare il terzo. Ho sbagliato, si è resettato tutto da capo. Si è capito dal fatto che è andato tutto a puttane. Ricominciamo. No, vabbè, ma sto enigma l'altra volta l'avevamo fatto. Forse era il più facile, quindi sì, basta trovare la sequenza. Dio santo. Ce n'è uno sulla scrivania? No, sì, non lo so. È Cristo! Non è una... No, aspetta. Allora, mi piglia per il culo? Povero gabbiano. Ma scusa. Allora. Ma non è... Non va più il primo. Si è resettata la roba, ma non mi fa più partire dal primo. Dimmi che cambia.
Cioè, io, cioè, mi spiace di puntare il dito ogni volta, ma io ho paura che il bug sia dietro l'angolo, ma questo cazzo di gioco. Veramente non va, cioè, non ti fa più, non ti dà manco più il prompt dei comandi. Cioè, no, no, me lo dà il prompt, non mi si resetta più il palantir, ma ho fatto una cazzata io, Andrea, devo capire che cosa ho fatto. No, se il prompt lo dà e preme non succede nulla, è esattamente il bug che c'avevo prima, ecco, quello del candelabro. Si è risolto, bastava premere due volte. Bastava premere due volte, si è sistemato tutto. Ah sì? Già. Vabbè, sì, lo vedo. Diamo da mangiare, diamo da mangiare i petardi ai piccioni anziché il riso. Allora, il primo l'ho fatto, il secondo, adesso tu mi devi dire se si alzano i pirulini. Sei pronto? Vado a fare il secondo. Il secondo è quello che hai fatto anche prima, che era giusto. Lei, ecco, si è spento. Non mi ricordo più la sequenza, qui c'è la mia mancanza che non mi ricordo un cazzo. Come cazzo fai? L'hai fatto 3 minuti fa, porco due. Ragazzi, ma non era questa la sequenza, quale cazzo era? Uno, e due era quello lì al camino, o no? Ma vaffanculo. Sono cambiati, non è colpa tua. Ah, allora cambiano. Di nuovo, perché ho visto... Cambiano, Andrea, cambiano ogni volta, buono. Alle scale piace cambiare. Vabbè, sono 4, basta azzeccarla una volta. Dio Cristo. Devo andare a culo, devo andare. Non cambiano, non è colpa tua? Aspetta, dovete giocare ad acqua e fuoco? Eh? Ah, dicono che il palantir si illumina quando tu ti avvicini alla gemma giusta. Minchia, è un delirio. Ah, veramente? Proviamo? Ah, ecco cosa intendeva, dovete giocare ad acqua e fuoco. Ah, ecco, allora non bisogna andare a sentimento. Ok, dai, avvicinati magari, vai quello sopra, vediamo se si illumina, vai quello sopra. No, no, ti dico io dove cazzo vado, non mi dici tu dove devo andare, hai capito? Allora, sono al cristallo all'ingresso, vicino all'ingresso, alla porta d'ingresso. Niente, non va. Bella. Vado quello alle scale. Sono alle scale. Un altro. Sto salendo. Quello sopra è quello giusto, lo vedo già pulsare. Vai, premi quello sopra. Si sente anche il suono. Si sente anche il suono. Ok, quello sopra. Adesso rifatti il giro degli altri, ti dico. Ok, quello sotto le scale, già pulso. Vai. Sicuro? Sì, vai. Sto già pulsando. Ok, mi avvicino a quello lì, vicino all'ingresso. È lui, premi. Ok, rimane l'ultimo, quindi immagino che l'ultimo sia quello vicino al camino. Mi dai un cenno di vita? È quello del camino? Aspetta, perché ce ne sono due vicini all'ultimo, se non sbaglio. Aspetta che controllo allora, C'è uno al camino, uno davanti al camino, l'altro... Non lo vedo, francamente, l'altro, però effettivamente dovrebbe esserci un altro, sì. Lo sto cercando, Che cazzo è, ragazzi? Forse sulla scrivania giù. Ce n'è uno all'ingresso? Un altro all'ingresso? No, forse no. Sì, ce n'è uno proprio all'ingresso. Quello vicino all'ingresso? Sta pulsando? Sì, tantissimo, è lui, vai, premi. Ok, a posto, credo che ci siamo adesso. Vado quello al camino. Pulsa? Yes. Ma è incredibile, ce l'abbiamo fatta, abbiamo anche la P. Ora abbiamo tutte le lettere. Che cazzo ci facciamo con queste lettere? Dovremmo comporre quella frase lì che c'è nel quadro all'ingresso. Però il problema è che noi ce l'abbiamo diversa, cioè dobbiamo speculare. Io ho Espian e tu hai? Nepias. Incredibile. Dio santo. E dove dobbiamo mettere però sti libri, ragazzi? Perché io non ne ho idea. Adesso cerchiamo un attimo, probabilmente sulla libreria. Ci sarà un posto dove ficcare sti cazzo di libri. Secondo me bisogna fare sto cazzo di enigma. Cioè, tipo quel cazzo di quadri là, che c'è la versione più piccola del quadro speculare nella libreria di fianco al camino. Secondo me è un indizio. Ah, non è un indizio, è lì che vanno posizionati i quadri. Scusami, i libri, Andrea. Perché qua c'è una porta, ragazzi. A me non me li fa mettere.
Ah no, sotto, ok. Vicino al camino, sotto qua, ecco lì, esatto. Bisogna scrivere lì il nome del tizio. Io ti dico il nome del tuo tizio, tu mi dovrai dire il nome del mio, molto semplicemente, probabilmente. Sì, io devo mettere il tuo, tu devi mettere il mio. Allora, facciamo prima il mio. Io ho Ambrosius. Sicuro che bisogna mettere il nome del tizio. Io c'ho Vader. Dart. Cos'è che sai tu, Vader? Vader, però mi sa che dobbiamo mettere le lettere che ci sono scritte. Sì, sì, va messe le lettere del quadro a sto punto. E ce le siamo già dette. Dimmi, vabbè, dimmi le tue. Dimmi prima le tue, dai. Allora, la N. Ok. Vai. La E. Vai. La I. Vai. La A. Vai. E la S. Manca una lettera, scusa. No, è possibile. Effettivamente manca uno scrigno, la porta della porta rossa. Ma figa, ma neanche uno cazzo di spelling, Andrea? Allora, te le ridico, la N, la E, la P, la I, la A e la S, sono sei. Leggo da voi, ragazzi. Nespian, ok, perfetto. E arrivo subito. Non sei le lettere. Nespia, è vero? Possibile? Nespian non viene fuori, sono finiti i libri, ragazzi, è Nespia. Impossibile. Sarà Espian, perché... Aspetta, sto andando un attimo a vedere il mio quadro. Allora, il mio è Espian. La N, la E, la P, lui, la I, lui la, è... la A e la S. Ma scusami, se lui è il contrario... Nepias. Deve... Nepias. 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 Come Nepias? Dio Cristo. Ne-pi-as. Ok, Nepias l'ho scritto. Adesso tu devi scrivere il mio. Ok, sono pronto. Espian. Espian. E-S-P-I-A-N. Fatto. Abbiamo vinto. Vedo la morte nera. Sono talmente felice che vedo tanti puntini neri. Non vedo più bene. Incredibile, incredibile. Con un doppio schermo avremmo risolto fin dalla prima live. E grazie al cazzo, barando saremmo stati in grado. Se non fosse stato per Scooby-Doo e la sua banda. Che cazzo stai dicendo, Andrea? No, io non so cosa è successo. La prima live c'era qualcosa che non andava. Nel mio livello. E c'è uno che canta, sta zitto un attimo. Io sono davanti a un alto forno. C'ho in mano una pietra blu e una pietra d'oro. Sta cantando uno, aspetta! Ma che cazzo succede? No! No! È crashato, Katia, è crashato! Abbiamo fatto il livello ed è crashato, alla fine, all'ultimo, è crashato! Ce la faccio! Non ce la faccio più. Chi è? Cosa succede? Grazie, grazie Trappo, Trappo Laleo, gentilissimo. Tutti voi sapete chi ringraziare. Si sta scapperando. Che elemento d'uomo. Figa, se non mi fa ripartire da lì, io veramente, veramente vado a caccia di Vodafone.
Dimmi che... La pietra anima, dai, ci siamo. Ma è l'ultimo capitolo, capitolo 9, non finisce più sto gioco. Che ore sono? Ma in realtà dovremmo chiudere, quindi. Pronto? Attivami su Discord, Defi, che tra l'altro è pure ora di chiudere, comunque sì, ce l'ha salvato, dai. Ma hai chiuso tu o hai crashato il gioco? No, mi sa che hai crashato il gioco. Perché io stavo risolvendo l'enigma e mi ha detto errore di connessione alla rete. Ah, ok, anche a me. Allora mi sa che è stato il Ti rendi conto che culo abbiamo avuto? Perché se crashava il gioco 5 secondi prima, doveva rifare tutto da capo. Io non facevo più niente. No, era, cioè, si è salvato proprio sul limite. Qua penso sia la colpa del gioco, perché non sono crashato da Discord. Non è colpa di... Allora, ricordiamoci la prossima volta che dobbiamo scambiarci per rifare i posti originali, eh? Sì, ok, sì, sì. Quindi teoricamente io dovrei avere questo, giusto? No, ragazzi, non lo so, com'è? Così? Sarà così? Questa visuale qua devo avere io? Voi che sapete? È così, giusto? Buono, perfetto. Ok, quindi ricordiamocelo la prossima volta. Incredibile. Abbiamo anche capito come risolvere. Nel momento in cui non riusciamo più ad andare avanti col gioco, basta che faccio io. E ci scambiamo di posto, molto semplicemente. Guardatelo con sta musica. Into the Wild, immaginatevelo povero, senza uno scopo, se non quello di mangiare bacche e morire di diarrea. È solo attivo, un attimo. Sentivo. Pronto? Ti sentivo fin dall'inizio. Comunque, ragazzi, a me mi dispiace ripetermi, ma vi giuro su Dio che le prime live, la mia stanza era rotta, era buggata, perché i quadri che tu dicevi di vedere, quegli animali, io non li vedevo. Ti ricordi che ti ho detto pure la tela bianca all'inizio? Che vedevo tele bianche. No. Te lo giuro, grazie, con un secondo schermo probabilmente avremmo risolto in 10 minuti. Il secondo schermo non lo mettiamo, perché se mettiamo il secondo schermo mandiamo a puttane tutto il senso del gioco. Io il secondo schermo non lo voglio mettere. Non c'è perché bisogno non assegna, anche la roba del candelabro, vedi, l'avrei risolta tranquillamente. Alex Cat scrive: ti crediamo Andrea, sei a posto? Sei in pace con te stesso? No, ma non voglio. Cioè, tu sappi che non è vero, ma sei in pace con te stesso adesso che te lo sei sentito dire? Frega, io so la verità, che cazzo me ne frega degli altri. Il problema è che sto dicendo sta cosa, che effettivamente era buggato, ragazzi, mi spiace. Comunque, bestiacce, adesso noi come al solito ci facciamo i 15 minuti di chiacchiere. Per chi sta andando, buonanotte. Prima di andare ricordatevi però che venerdì vi regaliamo Elden Ring. Quindi contest eccetera, voi sub non dovete utilizzare i punti canale, chi invece non è sub utilizza i punti canale, si prenoti per il contest, è completamente gratuito, 40.000 punti canale, lo sapete, bla bla bla. Va bene, buonanotte a voi terrestri. È come il caso di OJ Simpson, non sapremo mai la verità. Ma in realtà si sa la verità anche nel caso di OJ Simpson. Adesso io, degli altri non mi interessa. E infatti lo sa benissimo anche OJ Simpson qual è la verità, e quello è il problema. Io sono colpevole d'omicidio. Allora, sì, mettiamo un sottofondo blues, dai, così giusto, un sottofondo secchesi. Madonna santa, è veramente fastidioso tutto ciò, perché di per sé il gioco sarebbe anche bello, se non fosse per Scooby-Doo e la sua banda, ripeto. Punta anche a farti un po' incazzare sto gioco, dai. Aspetta un attimo che a parte il porno è partito... Oh. Cos'è 35 mm? Che cazzo è? C'è un trailer di un gioco che si chiama 35 mm, gameplay trailer, 4 ore fa. Vediamo? Un gioco horror? Sei pronto? Domani, vado. Domani cosa c'è? Dovrebbe essere Indie Night, ho scritto, forse volevi portare quello là di ieri, ti ricordi? Quello là di ieri? Ieri. Qual è quello di ieri? Ricordo il titolo, non mi ricordo, quello che abbiamo visto ieri. Evoland? Quello che cambiava sì, possiamo fare, ma adesso vediamo, ci sono un sacco di indie nella libreria da quello della Ciro Game. Sì, Ciro Game, sai che quelli della Ciro Game adesso stanno facendo il gioco su Dune? Incredibile. Non lo giocherò. Che è sì, il 24 roba? 24 esce Marta is Dead. Guarda, è un gioco horror, Andrea, ma per VR 35 mm, che è? Eh no, io non voglio giocare sta roba. 35 mm è un po' il mio cuore si sposa ai 35 mm ogni anno. No, ragazzi, non va bene. Che cazzo è sta roba? Posso dire? No, non fa cagare. Ti fa cagare. Bene.
C'è un tizio con la lucina. Ma è un horror VR? Possibile? Sì, ha quella impostazione da VR. Sì, sembra un po' VR. Una roba del genere sbocchi dopo 10 secondi. Ma come si muove, come ondeggia la telecamera. Certo che ora che si gira, fa in tempo a crollare la miniera. E sì, è palesemente dietro di te. Dai, schiaccia il tasto triangolo. Perché lo chiami? Ma è un demone! Che cazzo lo chiami a fare? Questo adventure, te li ricordi? Magari è un treno, adesso chiama il treno. È palesemente VR, un mentolera ha fatto quello. Cosa sta aspettando a scappare? C'è una Claire. Cazzi tuoi. Scusami, ma non era... È tipo Dragon Ball, in realtà. Loro erano molto vicini. Però poi all'improvviso si allunga. Adesso sono dietro di lui. Dai, palesemente, dai, fate sto cazzo di jumpscare così ce lo leviamo dai coglioni. Sì, come in Dragon Ball, che tipo Goku nella saga di Majin Buu, quella mezz'ora per tornare dell'aldilà dura tipo 6 mesi. C'è una staticità della Madonna, è molto duro il gioco. Perché è così duro? Ma ecco, per guerra ci vede. Attenzione, vuole fare... La grande vuole avere un lavoro, guardate. La grande vuole fare il trattore. Il trattore della Lamborghini. Ma come cazzo cammina? Ma che ha? È costipato. Ehi, Smadrid. Ah, ecco perché. Abbiamo capito. Ah, è Ucraina. Top Ucraina. Bello, puoi fare una foto... Non sto capendo. Bella quella macchina fotografica. Non sto capendo perché uno dovrebbe fare una roba del genere. Io, quel cane, guarda com'è duro. Quel cane. Sì, sì, è un orso, non sembra un cane. Tutto rigido, ragazzi! Guarda. Si chiama cocaina. Rovina le famiglie. Ma non sto capendo che sta facendo. Cosa sta facendo? Quel cane è un pezzo di divano. Questo è gameplay. Ma poi ha fatto la foto e poi la modifica. Che cazzo di tecnologia c'è? Sì, un 28. È tornato. Con la 35 mm. Minchia, non ha il collo quel cane. Tipico cane sovietico. Sì, sì, sì. Mi sto un po' rompendo i coglioni. Cioè. È Wolf 28. C'è la modalità foto, super realistica. Talmente realistica che la foto te la fai tu. Te la sviluppi proprio tu sul campo. Madonna mia. C'è un disperato sulla panchina. Ma sono fratelli? Te lo ricordi il cane che per sbaglio mangiava i dolci alla marijuana del fattone di turno? Ma Andrea, ma non è che è cooperativo? Se è cooperativo è il gioco horror della svolta. Cioè, tu lo sai che dobbiamo portarla, sta roba. Come The Fall of Fall, ovvio. Coi cani rigidi, sì, sì. Voglio un compagno. Lo chiameremo... Ma come non è male, Dino, dai, ragazzi? Ma ragazzi, per cortesia... Dai, giù. Allora, noi lo portiamo, potremmo anche portarlo, perché alla fine ci sta, però dai, da quello che si è visto, figa. Io vi credo, però porco due, cioè, non c'hanno le giunture i personaggi. Però cioè, sembri un po' tu. Io sono molto rigido. Cioè, il mio falegname con 20.000 lire lo fa meglio. Non so se mi spiego. Ma cos'è un survival? Cosa cazzo è? No, non è Sassi Simulator, è Ketamina Simulator. Quando prendi troppa ketamina ti rigidisci. Ah, è stato fatto da uno sviluppatore solo, però dai, possiamo anche chiudere un occhio, appunto. 5 mm è un gioco, tra l'altro, di 20 anni fa. Io mi sa che ce lo avevo pure già comprato. Tipo nella falsa riga di The Long Dark. Perché quando io giocavo a The Long Dark, me l'ho intrippato con The Long Dark, me lo davano i consigliati. Forse l'ho già pure giocato. Non è cooperativo, è un world game narrativo del cazzo nell'Ucraina disastrata. Non avevo capito il titolo, perdonatemi. Sviluppato dal signor Sergei Noskov. Sergei, giusto perché si intuisca la sua nazionalità, il nome, diciamo, un po' suggerisce. Vabbè, in Ucraina si chiamano tutti Sergei, penso. Ma che cos'è? Vediamo un attimo se c'è scritto. Post apocalyptic story about two travelers who set out a long journey in the Westland, left by aspetta, sì, io people giocato. After a global pandemic. Ah, dopo una pandemia globale, proprio un post apocalittico dopo una pandemia globale. Sì, sì, l'ho già giocato. Allora, se mi ricordo bene, non è cooperativo, è un walk game. Walk game tipo, è presente Firewatch? Che vai, sì, in a sto tanti... punto giochiamo a Firewatch. Facciamo prima. Esatto, e Firewatch è molto più bello. E vai in tanti stage, che vedi appunto la post-apocalisse. Più vai avanti nei livelli, più diventa disastrata la trama. Comunque, devi camminare e basta, non devi fare nulla di che. Allora, camminare. Aspetta, che voglio un attimo cercarlo su 35 mm, costa 8,99 su Steam. Sono sì, ma è di 20 anni fa questo gioco. È un gioco del 2016. Perché esce adesso su PlayStation 4? È incredibile. È un gioco del 2016, ragazzi, guardate. Io me lo ricordo, è me lo ricordo su perché PlayStation 4.
Era tipo tra i consigliati dei consigliati di The Lone Dark, quindi l'ho giocato per quello, perché The Lone Dark è il miglior survival mai fatto. E adesso, non esageriamo, continua a sbagliare tasto. È uscito anche dall'accesso anticipato, indovina un po', ti ricordi quel gioco su Epic Games che non mi ricordo come cazzo si chiama, che era tutto in cel shading bellissimo, col bosco, le lucine, gli orsi, e non potevi fare un cazzo se non mangiare un po' di erbette e dar da bere a due piante di basilico? Com'è che si chiamava? Mi ricordo. Era quello che ti piaceva a te, che hai detto, quello degli alberi. Quello Among Trees, bravo. Among Trees è uscito dall'accesso anticipato. Ed è ufficiale. Questo è un bel gioco. No, infatti, quello che volevo dirti è che non l'hanno più continuato. Gli sviluppatori l'hanno abbandonato. L'hanno fatto uscire dall'accesso anticipato, ma non hanno messo né story mode, come avevano detto, né nient'altro. Tanto che è uscito, dai. No, è già tanto che è uscito un cazzo, scusami. La gente che ha pagato a un gioco che non è finito. Gli sviluppatori hanno telato dicendo testualmente, vi giuro, dicendo grazie per il vostro supporto, vogliamo approdare a nuovi lodi. Non riesco. A nuovi lidi, nuovi lodi, nuovi lidi. E portare nuove, concentrarci su nuovi orizzonti. Che cazzo vuol dire? Lo sanno soltanto loro. Quindi, in sostanza, grazie per i vostri soldi, è stato un piacere. Comunque, vabbè, era io che gli ho dati quei 13 euro lì, gli ho pagato il sushi, un sushi molto malfamato, tra l'altro. Stavo dicendo, ragazzi, non sta settimana, a parte che ci sarà uno dei giorni più importanti dell'anno, perché vi regaliamo Elden Ring e ci sarà anche il Demon di Horizon venerdì, ve lo ricordo, quindi abbonatevi, usate i punti canale. Ma settimana prossima arriverà al punto che avremo sia Horizon che Elden Ring nella programmazione, quindi di cosa stiamo parlando? Sì, ci sarà un po' un delirio. Si sente la musica di sfondo, ragazzi? Ci saranno giochi sul così. Poi tra l'altro ricordiamo che a fine mese, 25, si esce parlano. Anche Marta is dead. Quando è che esce? Marta è morta? 25 o 24, mi ricordo. Allora, facciamo una roba, ragazzi. Dobbiamo comunque finire in Soundmind, ma se in Soundmind non riusciamo a finirlo, lo possiamo portare più volte a settimana per concluderlo, ok? Dato che ci siamo comunque, secondo me, potremo vedere al massimo domani, se non trovo un gioco succulento da indie game, possiamo continuare l'Horror Night, che poi alla fine è sempre un gioco indie, e quindi continuare in Soundmind e finirlo definitivamente, perché penso che ci siamo ormai, spero, perché se no basta, non ce la faccio più. Quindi, perché voglio prepararmi per Marta è morta. Un gioco abbastanza blando alla fine, è carino perché carità in Soundmind. Ma in confronto di Marta è morta, quello che potrebbe ma non essere lo possiamo Marta. Sapere perché Marta è morta, non è ancora uscito. Marta non è ancora morta, quindi non rompiamo i coglioni. Sulla carta sembra molto figo Marta è morta. Poi tra l'altro la seconda guerra mondiale in Italia è comunque affascinante anche l'ambientazione. Sì, quello per carità. È un po' come Luca, nessuno ha il coraggio di dire che in realtà è un film decente, ma tutti quanti dicono che è spettacolare perché è ambientato in Italia. Questa è la realtà dei fatti. È semplicemente un buon gioco a vederlo, però diremo tutti che è arte perché è ambientato in Italia. In sostanza, noi italiani funzioniamo così, se ci danno importanza applaudiamo come foche. Vabbè, cioè, siamo uno dei paesi con più cultura europea, stavo per dire al mondo. E questo cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Si potrebbero fare tanti giochi sull'Italia. Ah certo, il problema è che non ci sono le convenzioni dello Stato, per fare un videogioco devi morire. Un gioco a Milano non l'hanno mai fatto. Sai che bello mettere un gioco su... Ma che schifo! Su un naviglio. Madonna, bellissimo! Naviglio Simulator. A parte che non è vero perché ci sono dei giochi ambientati. No, Naviglio Simulator che peschi i motorini e i crusher morti dovrebbero farlo. Con tutto rispetto per i motorini. Io farei streamer simulator nei panni di qualche streamer del milanese che va in giro a fare le IRL, viene menato in live. Immaginatevi le situazioni, incredibile, no? Che dite? A dar fastidio ai negozianti. Sì, facciamolo noi, dai. Facciamolo Gabrone Simuletto. No, ragazzi, allora, la serie di Horizon, così come la serie di Elden Ring, ovviamente è una serie, quindi ci saranno spoiler. Se voi volete giocare a questi giochi, e volete ovviamente giocarli per i cazzi vostri, cosa che consiglio, non venite live, non guardate nessun gameplay. Però non è che poi andate a vedere i gameplay degli altri, eh. Quindi... Tipo il signor Michele. Ecco, giocate Elden Ring per i cazzi vostri. Dai, che ce la potete fare. E, insomma, avete capito. Non vogliamo rovinarvi l'esperienza. Lasciamo perdere. Questi sono discorsi. Non è modo, non è cosa. Detto ciò, cos'altro volevo dire? Non mi ricordo più. Era una cosa importante. È andata. Basta. Cosa ne pensi di Nier Automata? È un bel gioco. C'è un bel culo. È bellissimo Nier Automata. Uno dei migliori giochi della scorsa generazione. Eric è carino anche perché è multifinale. Come tutti i giochi, come il 90% dei giochi ormai, multifinale.
Cosa ne pensi di come è cambiato il mondo di Assassin's Creed? Che non me ne frega un cazzo di Assassin's Creed, ormai da Assassin's Creed 3. Il mondo è quello che ti pensi di come è cambiato il mondo in generale, invece. Tipo che non me ne frega un cazzo, perché ormai non... Novità su Summer 58 e siamo ancora lì. E quando uscirà il secondo capitolo lo porteremo. Ragazzi, avete visto Tom Holland che è in giro a Roma da una settimana ed è sempre vestito uguale? Ma qual è il gioco Erika, ragazzi? Io non mi ricordo più niente. Sì, Tom Holland sta... Poverino, sta dissaguando. Da due settimane che lo vedo vestito uguale con chiunque, con Totti, con Rovazzi, con Mike Shosha. È palese che il film farà cagare e allora stanno puntando tutto sulla pubblicità. Un po' adesso... Ragazzi, io l'unico Erika che vedo su Steam si chiama 69 Erika Love. Prova a cliccare per vedere, sono curioso, ovviamente non faccio vedere in live. Bon Dio. C'è una tizia in Thai. Bon Dio. Però è fatto bene, dai. 18 settembre 2020. Ah, è un puzzle game. La madonna. Incredibile. Vergognatevi. Totti che dice questo è il sindaco di Roma, Tom Holland, è la cosa più bella che vedrete in vita vostra. Sì, è stato intervistato da Matano, ho visto, incredibile. Che... Ma da chiunque, ma adesso c'è anche che sarà anche seduto nel mio divano ma di là. Ma tra l'altro Matano gli ha fatto anche l'unica forse intervista decente, persino Rovazzi gli ha fatto un'intervista che non aveva né capo né coda. How the film is going, you are very good, thank you, Rovazzi, questo dice. Sembra un... Matano gli ha fatto delle belle domande, ed è incredibile come parli meno l'inglese che l'italiano, però comunque in sostanza ci sono state diverse interviste, ma anche Niccolò Balini, ma che cazzo ci fa Niccolò ovunque, Balini? È ovunque, Niccolò Balini. Cazzo di Tommaso Landa è ovunque, però da noi no, cioè noi... Sai che bello averlo là in mezzo all'action figure della Marvel, Tom Holland? Rapito in mezzo, sarebbe un pezzo... Allora, Tom Holland è un bravissimo attore. Ma Niccolò Balini abbiamo scoperto essere migliore ancora. No, no, è un bravo attore Niccolò Balini. Niccolò è incredibile, con Mike Shosha che faceva... Oh, guarda, c'è un tesoro! Tutto impostato. E c'era Niccolò che invece bravissimo e dice... Che cazzo... Cioè, sì, andiamo avanti. Palesemente morto dentro. Ditemi che li avete visti sti video, ragazzi. Stanno girando da due settimane. Matano è metà americano? Sì, no, ma l'ho scoperto oggi. Sì, Frank, quindi immagino che sia per colpa. Perché ormai c'è... Che cazzo vuol dire? Tutti. Sai quanti Kevin assurdo conosco che sono nati a Napoli? Ma che cazzo vuol dire? Napoli ormai tutti vi chiamate Kevin, John, Frank. Che cazzo vuol dire? Scusami. Darnell, no, perché Andrea dice Chantal. Americano, si chiama Frank. Che cazzo vuol dire? No, l'ho capito mentre lo dicevo. Ormai Frank è un nome... Cioè, i nomi inglesi vanno per te del Sud Italia. Avete mai giocato a Fist? Sì, l'ho anche finito, bellissimo. Quindi Kevin di Burger Farm era di Napoli? Assolutamente. Napoletano? Sì, napoletano doc. Come si muoveva? Aspetta un attimo, ho scoperto solo oggi che in The Witcher 3 c'è un easter egg dove si vede Ezio morto a terra con un carretto sfondato. Ah, ho capito, 2. Sì, dove c'è. 2, ragazzi, The Witcher 2, non 3. Dove c'è Ezio spappolato nel carretto, sì. In realtà Ir comunque, non Ezio. Vabbè, poi? Tutto sbagliato, no, secondo me. Vogliamo demolirlo così, Andrea? Non se lo sto demolendo, sto solo dicendo la verità. La verità a volte fa male, però. Cioè, non è colpa mia, è colpa della verità. Non solo il dito che ti indica la verità. Erika è su PlayStation 4, vai su YouTube. Andiamo a vedere sto cazzo di Erika. Ragazzi, lo chiedo a voi, perché vedo che molta gente si sta incazzando, come al solito, su internet, o meglio solo gente incazzata. Quante PS5 ci... Facciamo partire un sondaggio, che vedo che la gente si sta incazzando ancora per la Sony, per la questione di PS5. Quante PS5 ci sono in chat? Se vuoi faccio partire un sondaggio così, una ricerca di mercato. Ma l'abbiamo già fatta sta roba, l'abbiamo già fatta. Ma sei mesi fa, non adesso. Sono curioso per capire se è vera sta cosa. Perché io quando accendo la mia Play, nella mia lista amici, tutti hanno la PS5, quindi sta cosa me la devono spiegare. Allora, Eric è un thriller interattivo live action altamente innovativo. E qua si stringe il culo. Nel quale le tue decisioni danno forma alla storia. Ah, come tutti i thriller. Immagini una realtà irta di pericoli in questo pionieristico thriller interattivo per PS4 e prendi tu il comando degli avvenimenti, della storia. Vediamo un po' la... Aspetta un attimo. Data di nascita. 1-1 1400. Vediamo un po'. Non è valida? Ma cazzo. 1500? No, non è valida, ragazzi. 1900. Vediamo se è valido. Se no, 1900 va bene. Beh, abbastanza vecchiotti.
Sta cazzata dell'età non l'ho mai capita. Ma quindi è soltanto su PlayStation? È un'esclusiva? Erika Mason. Ah, è quello con gli attori veri? No, no, è tutto a computer grafico. Ormai, ragazzi, siamo arrivati a dei livelli talmente dettagliati. A me fanno cringiare sti giochi. Vabbè, però non sono male questi giochi, sono particolari. Sono quelle scelte tipo, c'è anche su Netflix, aiuta Bear Grylls a salvarsi dal leone, lo vuoi far buttare giù dal fosso o lo vuoi far salire sull'albero? Per quante volte l'ho fatto morire Bear Grylls. Sì, però secondo me è un intrattenimento un po' strano, cioè è un po' strano. È un narrativo, quindi diciamo che appunto... Fa si cagare. Interpreta. Sì, vabbè, fa cagare. Ragazzi, è inutile girarci intorno. No, vabbè, a parte gli scherzi, non lo so. Potrebbe essere un Sobed It's So Good che fa talmente schifo che fa il giro e ci regala. Tipo, questo belloccio con i capelli palesemente attaccati come primo Bill. Non sono i suoi capelli quelli, dai. C'era uno soft lesbo. Face the consequence. Abbastanza gradito, dove lei che viene. Mi ha sempre fatto ridere questa cosa, ragazzi, nei film e nelle serie televisive. Quando l'attore o la protagonista o il protagonista vengono sbattuti contro il muro e dovrebbero essere spaventati perché sono intimoriti, ma non fanno altro che fissarsi le labbra a vicenda, come per dire adesso ti limono. Ma che senso ha? Scusami. Sì, ti sta minacciando, guardagli le palle degli occhi. Tipo, se uno ti sbatte al muro nella vita vera, ma gli do una testata sul setto nasale. Ma che cazzo stai dicendo, Andrea? Dio buono, non mi toccare. Mi fai schifo. Lei, fateci caso. Lei ha sempre la stessa faccia. E di cera lei, non la cambia mai. C'è sempre la stessa espressione. Comunque, a me interessa. È out now, quindi a me interessa. Sì, dai, secondo me magari è talmente trash da essere gradevole. Giusto, queste cose. Ah, che aveva già cambiato idea, Andrea. No, che faccia cagare fa cagare, però alcune cose fanno talmente cagare che sono belle. Con attori veri, sì. Te lo ricordi The Quiet Man, quello del tizio sordo che era fatto con gli attori veri? Che Quiet cazzi... Man? Ah, no, non mi ricordo, aspetta, era quello fatto malissimo? Quello... Sì, quello del tizio sordo fatto malissimo, che c'erano gli attori veri nelle cutscene. Diamo un contesto, Twitch, quando dice tizio sordo fatto malissimo intende il gioco il fatto gioco, malissimo. Il gioco della Square Enix, eccetera. Mi raccomando. Pokémon, ragazzi, non si sa, perché giustamente stanno uscendo robe molto più ciccione. Pokémon non si sa, anche perché non lo vedrete più, cioè, ovvio. Visage non l'abbiamo portato, ragazzi. Until Dawn abbiamo giocato, bellissimo. Su YouTube, ragazzi, c'è una serie che si chiama Cose sui giochi del mio scaffale. Andate a vederla, perché ci sono molti giochi di cui voi mi chiedete, li abbiamo parlato lì. C'è un canale YouTube, magari molti non lo sanno. Di voi. Esatto. C'è anche un canale YouTube, eh? Magari potete recuperare anche delle serie. Lo usiamo come archivio, però ci sono anche video che mettiamo inediti che sono soltanto lì. Cazzatine, non immaginatevi chissà quale incredibili avventure. Il contenuto nostro è Twitch e Twitch rimarrà sempre. Lo a Stark meno che ci bannano. Ah, siamo dei Volta Gabbana. Avete mai giocato a Lost Ark? Ecco, bravo. Questa domanda me l'avete fatta 30 volte, 30, 33, 33, dai 33 alle 37 volte. Medico, 33. Lost Ark, io l'ho detto, mi piace il gameplay, ma mi fa cagare i JRPG. Quindi, però il combat system non sembra male. Lo giocherò? No, non mi interessa. Però il combat system non sembra male. Le giocate su Conan, porco due, ecco che là Conan esce, porco due. Prima di Valheim Conan, tra l'altro. Potreste venire a provare la mia escape room a settimo milanese di stile Dead by Daylight. Ma c'hai scritto, ma tu c'hai scritto su Instagram? No, perché ci hanno scritto molti delle. Perché ci hanno scritto un sacco di persone sul. Ah, ecco. Ecco, adesso quindi hai la conferma che ti abbiamo ignorato. Dopo controlliamo di nuovo il messaggio. C'è talmente tanta roba su Instagram, ragazzi. Dopo controlliamo il messaggio, allora. Dai, ci sta. Vediamo cosa possiamo organizzare. Ecco, nel mio caso. Suca, come si diceva nel 2006. Ma perché? Lo ricordi il 2006? Ma che domande fai? Dove? Ma che risposte dai? Ma Dov'era Gondor nel 2006?
Vabbè ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani alle 21.30 con quella meraviglia videoludica di non so, perché bisognerà decidere o facciamo l'Horror Night o facciamo la Indie Night, in sostanza comunque sempre Indie Night, in realtà. Fate i bravi, fate i buoni, spero vi siate divertiti, spero bla bla bla, solite robe. Ricordatevi che venerdì vi regaliamo il The Ring, quindi mi raccomando questa settimana belli attivi. E niente, grazie per tutto ragazzi. Ce la stiamo facendo, se incredibile. Se vi sabbate oggi o comunque se vi sabbate in sti giorni, ovviamente rientrerete nell'estrazione, quindi... Sì, basta essere sub durante il giorno dell'estrazione. Vabbè, ma non c'è bisogno di dirlo. Se dico i sub partecipano in automatico. No, c'è bisogno di dirlo, perché tu non sai quante volte me lo chiedono in privato. Ma santo cielo. Buonanotte, ragazzi. Dai, ci vediamo domani. Fate i buoni, digerite sempre tutto. Vi voglio bene, grazie per il supporto. Mi spiace, come al solito, lo sapete. Ciao. Buonanotte. Vuoi le botte?